Tutti signori, amici appassionati dell'eSports mobile targato Amazon University eSports, quest'oggi dedicato a Clash Royale. Dunque signori, vi diamo il benvenuto subito scoppiettante. Ho già dato un occhio al bracket, ne parleremo poi nel corso della diretta. Io sono Lorenzo Wolf e qui di fianco a me l'immancabile compagno di merenda e compagno anche di avventure di C System. Buonasera anche a te. Buonasera nonni, buonasera agli amanti, soprattutto di Clash Royale. Questa sera altro, altro giro, altra corsa per quanto riguarda questa Amazon University Esports, eh, conclusa la scorsa settimana il primo bracket eh, importante, questa sera ne avremo un altro da guardare, da gustarci tutto fino all'ultimo perché come sempre ballano punti importanti. Ricordiamo che il formato per tutta la mensilità di ottobre è quella del, del, del singolo bracket a eliminazione diretta dove ogni match verrà disputato al meglio delle tre partite. Senza il ricor ricorso dei BAN, quindi davvero eh, ogni giocatore iscritto, ogni studente universitario iscritto eh, che giocherà e disputerà questi tornei di qualifica avrà un parco deck davvero eh, eclatante da cui tra cui poter scegliere, e in base alla classifica poi del bracket si, si conquistano dei punti che sommati, ovviamente, per tutti e quattro i turni eh, di qualificazione decreteranno gli otto giocatori che approderanno ai playoff e poi alla fine alla fase finale, dove cambierà tutto, ci sarà un bracket a doppia eliminazione, ci saranno i ban verranno giocate le partite al meglio delle 5, ma c'è ancora tempo c'è ancora qualche giornata per, per poter parlare per poter parlare di questo, dicevo, ho dato uno sguardo al bracket vecchi nomi come Davide Runei, Furis Nicolò, eh, Fizzo e tantissimi altri, ma anche dei nuovi nomi che si sono iscritti, sono entrati in corsa in questa giornata di qualifiche che sicuramente andremo a spizzicare. Per quanto riguarda il primo turno, eh, i match verranno disputati in contemporanea, quindi ci focalizzeremo precisamente su, su una o su comunque eh, una o più partite, mentre poi dalle, dalle semifinali... Fino alla finalina del terzo o quarto posto, compresa ovviamente la, il gran finale di questa giornata di qualificazioni, le ehm, andremo a disputare match per match. Quindi rimanete incollati. Perché ne vedremo delle belle. Chissà se questa volta Davide Runei, che è stato eliminato agli ottavi di finale eh, nel, da, nel precedente turno di qualifica, disputato settimana scorsa, riuscirà questa volta ad arrivare in fondo, visto che non incontra subito Fizzo. Sì, diciamo che vediamo i, i nomi che abbiamo visto. Più che altro che vediamo da dentro il clan sono dei nomi molto molto importanti che già erano qualitativamente validi la scorsa settimana, ma anche questa settimana c'è un qualcosa di in più, perché io ho visto diversi nomi come Silver Kevin, come sì. Forme, che non c'erano la scorsa settimana, ma questa settimana si mettono in gioco e daranno fino da torcere a chi ha fatto tanto bene la scorsa. Ricordiamo che ovviamente stiamo, stiamo parlando dell'Amazon University Esports, targata, produzione targata ovviamente PG Esports. Che cos'è per chi non lo sapesse? L'Amazon University Esports è ovviamente un campionato eh, aperto e dedicato esclusivamente agli studenti universitari. Sappiamo che Amazon, appunto, con le proprie offerte, con i propri campionati, ha un occhio di riguardo verso questi, verso questi giocatori particolari. E devo dire. Che questi studenti universitari, questi giocatori, questi pro, pro player, chiamateli nella salsa che volete, ci hanno regalato grandissime emozioni eh, il turno di qualificazione scorso. Sì, esatto. Abbiamo visto tante, tante, tante belle giocate, tante, tanti bei incontri, ma soprattutto abbiamo visto delle quote rosa partecipare, eh... cosa che a noi fa molto piacere perché diciamo che è un po' l'innovazione per quanto riguarda. Il, questo, questo torneo, ma in generale il panorama italiano di, di Clash Royale. Sì. E tra l'altro parlando di, di quote rosa subito, primo match eh, Sarina contro Storia. Eh bene, bene, una <ride> contro l'altra. Peccato vederle <ride> eh, subito. Una contro l'altro. Però che dobbiamo fare? Purtroppo sappiamo che vengono diciamo costruiti in maniera casuale quelli che sono i, il bracket. Per cui. Fortuna o sfortuna, come è stata anche la scorsa volta vedere subito Fizzo contro, contro Davide Rune. Diciamo, ecco, questa volta ci regalano questa, questa situazione un po', un po' molto esotica. Eh sì, eh sì ovviamente eh, il bracket viene generato casualmente, il pick dei giocatori viene, viene generato, ovviamente in modalità casuale. E gli scontri spesso e volentieri eh, ci, ci regalano, o perlomeno. Eh, ci permettono di vedere degli scontri sensazionali per quanto riguarda, ovviamente, il, il proseguire della competizione e del turno qualificatorio. Eh, D'altra parte, ovviamente, se due pro player o se comunque due nomi interessanti del panorama competitivo dell'esports di Clash Royale italiano eh, si accoppiano nei primi turni, per forza di cose, non essendoci l'upper il, il, e l'ower bracket, uno, un nome noto eh, in questo caso ci dovrà salutare anzitempo. Peccato perché esatto. volevo vedere. Io sogno sempre nel mio cuore una finale a Storia Sarina. Eh sì, quella speriamo, speriamo di vederla dai in, questi, in queste settimane che, che ecco, trascorranno vedendoci questo spettacolo targato Clash Royale. Vediamo un attimino che cosa succede. Io continuo a vedere i nomi Lonnie e continuo a vedere giocatori veramente di, di alto calibro. Ho visto anche altri, altri player molto, molto interessanti come ad esempio Wise che non ricordo se la scorsa volta c'era no, o non c'era, non, non, non Lo, Lorenzo, diciamo che i nomi fanno, fanno ben sperare, Groil anche, anche Groil. Allora io direi che possiamo partire, eh, dovrebbe esserci Sarina, c'è anche Astoria, quindi attenderei un attimo il, la partenza di, di questo match perché è uno dei più gustosi eh, a livello iniziale, sta per partire anche Wise, però davvero il focus lo, lo manteniamo alto su, su Astoria e, e Sarina Ciò che partire. dovrebbero partire a momenti, a momenti dovrebbero partire sì. Devono, devono a breve partire, quindi ci andremo a vedere. Questo scontro tutto al, al femminile tra due delle ragazze che diciamo fanno parte della nazionale italiana di Clash Royale. Per cui questo già fa capire che comunque hanno. Carattere da vendere queste, oh sì. queste ragazze e vedremo un attimino come, come andrà tra di loro. Ed eccole qui dunque, siamo subito partiti a bomba a cannone come si suol dire. Sarina nella parte alta dell'arena uh. contro Astoria, vedremo un po' chi dovrà Mazzo... abbandonare la corsa alla finale. Mazzo simile al mio e come quello di Silver Kevin, da parte di Astoria, quindi. <ride> Questo fa, mi fa ancora più piacere, vedremo come, come si andrà a scontrare con, con una salina che di certo non alzerà bandiera bianca. E attenzione perché questo barile barbarico non va ad eliminare completamente i goblin e lanciere tantissimi danni da parte di Astoria che tra l'altro senza giocare la win condition è riuscita ad apportare, ripeto, enormi danni, addirittura da lasciare la torre a 1532 punti vita ma non vi preoccupate perché il match deve ancora entrare nelle fasi eclatanti. Della, della partita e soprattutto vi ricordo e vi ricordiamo che ogni singola partita ogni singolo turno verrà giocato al meglio delle tre partite esatto qui una storia veramente sugli scudi che parte subito benissimo la sua in condition non è neanche diciamo nascosta è la cimitero vedremo quando la utilizzerà per ora eh, sta giocando bene anche senza di essa. Ma adesso c'è un Mega Knight e una macchina volante che mettono paura da parte di Sarina, che sta cercando di trovare il momento giusto per poter attaccare. Attenzione a maiali sulla linea di destra. Deve arrivare la Valchiria o oh, la Flammachine. Ma Flammachine e Valchiria sono entrambe state utilizzate. Fireball questa volta eh sì. di Astoria, quindi niente veleno che potrebbe salvare sotto questo punto di vista. La giocatrice italiana nazionale. Sì, ricordiamo che una palla di fuoco con un'eventuale accoppiata di barile barbarico piuttosto che di eh, consegna Royale, vanno, vanno a shottare quelli che sono i maiali Royale. Attenzione, perché da, dal lato destro si avvicina quel gran cavaliere. Vedremo se verrà giocata la consegna Royale. Sir, si sì, viene giocata in questo momento. Dall'altra parte Ui. arriva il baby dragon. Ma attenzione a quei barbari scelti! Eh sì, attenzione soprattutto qui, grande, grande situazione però perché tutti i goblin riescono a bloccare in maniera decisiva quello che era stato l'assalto di Sarina e quindi la storia pronta a ripartire. Sarina che si è fatta vedere bene sulla linea di destra. Adesso prova di nuovo con un Mega Knight. Mega Knight attenzione perché potrebbe arrivare diretto a torre perché non viene contrastato dalle altre truppe. Ottima macchina volata da parte di Sarina. Attenzione ragazzi, perché qui... La situazione si fa veramente, veramente importante Ma che difese di Astoria, ragazzi. Eh sì, arriva anche la strega madre da parte di Sarina Attenzione perché possono arrivare hit importanti Per quanto riguarda la torre di destra Vengono giocati i barbari scelti Attenzione perché c'è il barbaro full vita sotto torre Mentre dall'altra parte la consegna royale Va ad eliminare totalmente la minaccia chiamata strega madre È Pronta a ripartire Astoria Che addirittura ha inflitto molti più danni Grazie a quell'attacco del barile barbarico, accompagnato da Goblin Lancieri e soprattutto dal Mago Elettrico: sì, esatto. Qui il Mago Elettrico che continua comunque a dar fastidio alla macchina volante. Attenzione, perché adesso arriva la cimitero, e questa è una cosa, una soluzione veramente importante. Vedremo se la fireball verrà scagliata direttamente l'uso la strega madre. Arriva in questo istante sulla strega madre, porta la torre. Veramente un po' che ha capito. Solo che c'è stato il file da parte di Astoria Perché la strega madre rimane in piedi, e questo potrebbe essere un problema. Qui dovrà sfruttare sicuramente questa situazione. Sarina, non signori, ci credo. Comeback, comeback di Sarina. Che match, quando che tutto match. sembrava concluso, è riuscita a ribaltare totalmente la partita con quell'attacco. Fenomenale. Dunque. 1-0 nel modo più inaspettato eh, in questa partita. Se il buongiorno si vede dal mattino, caro Diego? Buongiornissimo, Caffè, perché veramente qui Sarina ha pushato in maniera incredibile. Qui però l'errore è stato per quella Fireball di Astoria. Sì. Perché qualora avesse ittato anche la strega madre e quindi di conseguenza fosse stata eliminata, secondo me sarebbe, sarebbero cambiate le carte in tavola perché la strega madre continuava a tartassare. La, le, le truppe, di conseguenza, a trasformarle in quei maiali che poi hanno fatto torre. Ricordiamo che, tra l'altro, Astoria è una delle due una dei due finalisti eh, per quanto riguarda lo scorso bracket a eliminazione diretta. Esatto. La, scorsa, la scorsa giornata di qualificazione che ha visto Fizzo eh, trionfare e dunque conquistare i 15 punti dedicati al primo posto. Mentre Astoria si è dovuta solo accontentare. Passatemi il termine accontentare di 10 di punti appunto eh, per quanto riguarda la, la leaderboard che ci regalerà gli otto giocatori che parteciperanno ai playoff e infine alle finalissime. Eh sì, io intanto qui do qualche aggiornamento per quello che riguarda gli altri risultati. Federico che per il momento si trova sotto di 1-0 contro Black Block, grande, grande primo match da parte di Black Block. Lorenzo contro Wise. Per il momento 1-0 a di Wise. Wise secondo me sarà un osso veramente duro eh, da, sì. da poter sconfiggere. E vedremo se sarà così. L'Adrigno che si porta in vantaggio contro Robocop e gli altri match che invece stanno ancora... ancora giocando. 0-1-0 Sono... contro, contro Clash of Clans. Sì, sì. tra l'altro, entrambi i giocatori li abbiamo già visti nel, nello scorso turno qualificatorio. Noi ovviamente cerchiamo... E cercheremo di seguire nella, nella completezza più totale il singolo match, quindi stiamo appunto aspettando il match tra Astoria e Sarina, dunque vedremo se arriverà in, in tempi brevi, così in modo da avere un, un focus, un target focus abbastanza preciso senza saltare. Di, di match in match. Vi ricordo che poi, dalle semifinali, fino alla finalissima, e alla finale, al terzo e quarto posto, ci andremo invece a gustare. Eh, match by match. Ogni singola partita ce l'andremo ovviamente a gustare con calma, tranquillamente. Tanto eh, Big Adrenaline che vince il primo match 2-1 contro Fury Sneak. Che anche questo è un risultato molto, ma molto importante. Vediamo dall'altra parte se sono partite Sarina Storia. No, ancora no, ancora, no, ancora stanno, non... stanno attendendo. Stanno, stanno sicuramente scegliendo i deck. Anche perché eh, ci sono in ballo dei punti importanti. Ovvio, sì. tutti si possono iscrivere al, al turno di qualificazione, ma partire dal primo e per poi proseguire, ovviamente vi dà un certo vantaggio. Eh, qualora poi dovessi. Un giocatore dovesse comunque arrivare in finale o, o perlomeno eh, sempre in semifinale o ai quarti di finale, ecco, quelli sono punti importanti rispetto a un giocatore che ovviamente si perde i primi turni, magari entra nella prossima giornata e parte ovviamente da zero. Perché ricordiamo che tra tutti i partecipanti solo i primi otto parteciperanno ai playoff e di conseguenza alle finalissime. Esattamente, qui intanto vanno in scena gli altri match, noi in attesa sempre del match decisivo, quello tra Sarina ed Astoria, che potrebbe portare la stessa Sarina questa volta a passare il turno. Vedremo che cosa ne pensa Astoria, se riuscirà magari a fare un come comeback o comunque a regalarci uno spettacolo nel secondo match e poi nel terzo, che vinca come sempre la migliore, specialmente in, in questo caso dove vediamo due tra le ragazze più forti del panorama di Clash Royale nazionale. Eh sì, sperando che ovviamente possa essere esponenziale la partecipazione eh, a, a questi tornei, in questo caso l'Amazon University Esports aperta solamente agli studenti universitari, ma in generale eh, nel panorama esports italiano, che non riguarda solo ovviamente il titolo mobile di, di Supercell, ovvero Clash Royale, ma anche magari eh, su Rocket League, piuttosto che Apex, piuttosto che League of Legends... Eh, e entra, entrano sempre in punta di piedi e poi quando arrivano i risultati importanti è sempre una grandissima soddisfazione. Esattamente, qui intanto gente del calibro di Silver Kevin che aspetta il proprio avversario tra Acrobata e Ladrigno che stiamo vedendo scontrarsi. Acrobata che sarebbe, se non sbaglio, Robocop. Qui come sempre i doppi nomi un pochino ci, ci ingannano. E adesso poi, dopo chi c'è anche che sta aspettando? C'è Inter che sta aspettando uno tra Locus e Alex. D'altra da parte, anche Davide Runi che aspetta uno tra Big Adrenalin e Fiore Sneak. Questo è interessante, eh? eh? Sì, sì, molto, molto, molto interessante. Anche perché Big Adrenaline, se non erro, è arrivato in semifinale nello scorso turno mm -mm, sì. eh, di qualificazione. Tanto, Lonny ti dico ci sono dei problemini tra eh, Storia visto, e Sara che non riescono. Quindi, magari andiamo a vedere mm, Wise Lorenzo, non so. Sì, 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 beh, adesso cercherò ovviamente di, di, di recuperare, di ovviamente voi lo sapete, le nostre community lo sanno benissimo, che il problem solving è sempre molto rapido, quello che ci stiamo andando a vedere è il terzo match tra Wise e Lorenzo, il primo match vinto da Wise, il secondo recuperato per quanto riguarda eh, da, Lorenzo. Eh, da Lorenzo, per 1-0 la vittoria del secondo match su Wise, e questa signori, come vedete dalla grafica, è... Il dentro o fuori per entrambi, il player che vince passerà al turno successivo. Si, sì, ricordiamolo: poi nel turno successivo incontreranno Zirael che è già passato di, di default, e quindi incontrerà uno tra i due player. Vedremo chi sarà, soprattutto perché qui si pronuncia un incontro molto, molto. Importante perché sia Wides che Lorenzo sono ottimi giocatori che viaggiano sempre nella top mondiale e italiana di conseguenza. Wides è un giocatore che è partito con il suo cavallo di battaglia, il 2.6, per poi diventare un vero e proprio player competitive perché... Eh sì. Sa utilizzare molte ma molte carte. Dall'altra parte Lorenzo, un uh, giocatore, anche lui molto solito, che proverà a conquistarsi la vittoria. e Vedremo dunque se nascerà un nuovo campione che riuscirà magari a spodestare il campione precedente. Attenzione, perché da parte di Wise arriva alla cimitero. Qui possono essere eh. enormi. Ci potrebbero essere enormi complicazioni, grazie alla strega madre di Lorenzo. Vedremo se questi magari riusciranno ad arrivare a torre. No, viene giocata una Gabbia Goblin. E cambia rotta il Baby Dragon che va in soccorso, di Wise. Sì, molto buone queste, queste hit. Ma soprattutto fondamentale la torre centrale attivata da parte di Wise, il che gli permette di poter difendere maggiormente qui, ottima questa farma. Attenzione. Tre hit, forse no, solo due hit da parte del Goblin prigioniero. Che questa volta è riuscita ad essere in maniera devastante decisivo e qui attenzione di là intanto tanto la di sinistra che sfrutta l'aiuto della centrale e signori che difese da parte di White nonostante la strega madre lì pronta ad attaccare la sua cimiteria. Eh sì, arriva l'ottima palla di fuoco per eh, quanto riguarda l'eliminazione degli scaricuccioli ma attenzione perché il deck di Lorenzo è chiaramente un fireball bait, questo vuol, cosa vuol dire? Eh, eh, in questo caso eh, Wise che è andato a giocare la palla di fuoco sugli schericucci e ovviamente poi non l'ha avuta per andare a giocare sui oh. uh, maiali royal Attenzione a questo cimitero Attenzione E qui Baby D che connette a attore Baby la connetto attore E adesso grazie a Calvito della Fireball riesce a prendersi il risultato e di conseguenza Wise passa il turno 2 1, dunque passa il turno Wise, Lorenzo ci abbandona prematuramente. Noi, ovviamente, speriamo di ritrovarlo nel, nel prossimo, nella prossima giornata, ovvero mercoledì prossimo, sempre alle ore 20. Eh, il terzo turno di qualificazione. Vedremo se adesso la eh, storia Sarina, perlomeno, eh, se Sarina è riuscita a risolvere. I problemi, ma sembrerebbe di no. No, 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 infatti, dal, dal, diciamo, dal, dal tabellone risulta che a storia abbia vinto 2-0. Nonostante diciamo la prima vittoria di Sarina, ma evidentemente ha avuto problemi talmente gravi che non è, non è, che sì. non è riuscita a connettersi, magari quindi di conseguenza passa a storia, che incontra intanto Antonio. Che col medesimo risultato passa contro Miki. Dall'altra parte Black, Black Block. Nella prima parte del tabellone, vince 2-0 e si scontrerà di nuovo neanche a dirlo contro Fizzo. <ride> sì. E dall'altra parte, Lorenzo Wise, quindi passa a e si troverà contro Zirael. Big Adrenaline, full Sneak. Non so com'è finita, vediamo un po', andiamo a cercare di recuperarlo. Big Adrenaline dovrebbe, dovrebbe essere passato. E attenzione per perché Big, Big Adrenaline è uno di quei giocatori che ci può regalare forti mm. emozioni, eh. Perché ha vinto 3 1 l'ultimo match, adesso vado a prendere anche l'altro 2 1 e 2 1 entrambi. Quindi Fiori Sneak è eliminato da Bigadellin che dovrà scontrarsi contro Davide Rone. Intanto eccoci qui direttamente su Black Block, alias Jacopo contro Fizzo, alias Marco. Subito forte Fizzo, eh sì, però attenzione perché Fizzo è in svantaggio di 1 0 per quanto riguarda il computo delle torri. Però è semplicemente un un parziale di partita sapete benissimo che può cambiare tutto in una frazione di secondo black block che potrebbe essere una bestia nera per quanto riguarda il campione del, dello scorso turno qualificatorio ovvero fizzo esatto esatto è stato li abbiamo già visti nella scorsa settimana e qui adesso di nuovo si preparano per affrontare il match attenzione intanto qui a fizzo perché con quel rodelle fa molto ma molto male intanto dall'altra parte Dovrebbe riuscire a difendere proprio lo stesso Black Block, signori, qui Black Block che sta sfruttando benissimo il vantaggio, eh, sì. anche se Fizzo la recupera. Come dicevamo può cambiare tutto in una frazione di seconda, arriva al pareggio sulla torre di sinistra per quanto riguarda Fizzo, anche se rimane in leggero svantaggio circa, anzi poco meno di 230 punti sulla torre di sinistra, Fizzo che prova a partire per le tre corone. Esatto, prova a partire per, per le tre adesso con un mastino lì messo quasi nella middle, vedremo che cosa riuscirà a fare. Qui intanto arrivano le frecce precise a bloccare il cannone rotelle, intanto minatore che tenta di fermare gli scaricuccioli, è arrivato da manforte anche il, il megasgherro, signori attenzione qui perché push abbastanza devastante da parte di ah! Black Block, signori che giocate, mamma mia, mamma mia Logni, grandissimo eh, sì. Black Block. L'abbiamo detto, come big adrenaline, BlackBlock è uno di quei giocatori Wild card che potrebbe davvero mettere in difficoltà eh, grandissimi campioni. E in questo caso, sotto le proprie grinfie, gli è capitato fizzo. Grandissimo nome nel panorama competitivo di Clash Royale. 1-0 per BlackBlock. Sì. Tanta tanta, tanta tanta roba e vedremo adesso come andrà nel, nel secondo match, se Fizzo la ribalterà oppure sarà il primo campione della scorsa settimana a non dover bissare di nuovo il, il primo posto. Io intanto sto dando un'occhiata a Bicadena in uh, Davide Rune e anche lì sta uscendo fuori un bellissimo match, ma concentriamoci su Fizzo. Nice. E Blackblock. Anche perché tra pochissimo dovrebbe partire il nuovo match tra i due. Scopriremo se sarà un 2-0 secco da parte di Black Block, Oppure se Fizzo riuscirà ad imporsi sull'avversario per strappare eh, l'eventuale 1-1. Cosa fondamentale perché, ovviamente, tutti i match vengono disputati al meglio delle tre partite. Dove chi ovviamente eh, vince due partite su tre passa per forza di cose il turno Fizzo. Che rispetto alla settimana scorsa. Per la prima volta lo troviamo in difficoltà. Sì, Fizzo in, in difficoltà adesso si trova in uno stato di svantaggio. Anche la settimana scorsa, però, nella stessa diciamo parte del tabellone era stato in difficoltà contro, contro Davide Rooney. Partendo, ti ricordi, con uh, un, uh, un primo match di svantaggio, poi ha fatto un comeback. Veramente di quelli devastanti ed allucinanti, vedremo se sarà così anche adesso. Black Block avrà la forza di andare a stampare eh, un secco 2-0 su Davide. Sarebbe un colpaccio, è ovvio. Sì. L'unico match appunto che stavi raccontando in cui Fizzo è stato in difficoltà era, è stato quello contro Davide Rooney. È vero, sì. però stiamo parlando di due, tre i più forti giocatori italiani. Quindi, match in difficoltà, eh, sì. Però il livello dell'avversario era nettamente superiore al 90% degli altri giocatori. Esattamente. Eh, qui vediamo un attimino come, come, come diciamo si andrà a ripercorrere poi questo, questo match. Eccoli qui: sono partiti. Un uh, mazzo abbastanza particolare, un Pecca Miner da parte di Black Block. Dall'altra parte Fizzo con un solidissimo maiali e mortaio. Tanto Davide Rune che riesce a clasciare l'1-0 contro Big Adrenaline, sempre tornando agli altri risultati. Attenzione perché potrebbe essere in svantaggio Black Block con questo pecca, ovviamente guardando il deck di edificio come Mortaio, Scheletrini. Anche a livello difensivo il pecca su Maiali Royal non è una delle carte più efficienti, però attenzione perché cambia tutto con questa Mongolfiera che potrebbe arrivare a torre. Uh, che bella palla di neve che gli fa cambiare il target. Eh sì, tanta tanta roba qui. Bellissime giocate che vediamo qui in arena, quelle tra Black Block e Fizzo. Un Fizzo che sembra aver cambiato marcia, almeno momentaneamente, qui ottimi gli scheletrini che vanno anche a distrarre quello che è il pescatore. Attenzione, intanto sulla lendida destra, perché i danni arrivano e come? da parte proprio dello stesso Fizzo su Black Block anche quelli della lane di sinistra con un moschettiere che veramente ha preso una value incredibile eh sì. tre hit da parte del moschettiere sono pesantissime da ricevere a torre ma siamo ancora in, uh, in fase iniziale di partita attenzione perché Maiaialo Royal potrebbero connettersi a torre arriva la palla di fuoco dall'altra parte c'è il calciatore ma i danni arrivano da parte di Fizzo palla di neve a rallentare tutto questo permette All'ultimo Maiale Royal di sferrare un hit Di lasciare la torre a 331 punti vita Eh sì, qui intanto ultimi istanti match Perché mancano solo 15 secondi Attenzione perché pusha con la Mogolfiara Lo stesso Black Block e, qui, e questo dovrebbe essere un grosso problema per Fizz Vedremo se riuscirà a difendere Perché qui la Mogolfiara dovrebbe arrivare a torre Attenzione perché non ci credo che La va a prendere Black Block, signore. Eh sì, signori! La va a prendere Black Block Incredibile Mamma mia! Wow. 2 a 0 signori e Fizzo, colui che ha vinto il campione del, dello scorso turno di qualificazione, ci abbandona tristemente contro un black block strepitoso. Mi sento di dire strepitoso. Incredibile ragazzi, veramente un black block che non ha lasciato scampo al primo campione della prima settimana e quindi adesso ci troveremo. Come, come tante volte è capitato no? in tutti i tornei internazionali di Clash Royale, anche nazionali, di non vedere sempre lo stesso vincitore per quanto riguarda le settimane o comunque le varie, le varie stagioni. E quindi Fizzo che abdica a quello che è Slack Block... Black Block che avanza, <ride> te cambiare cambiare nome, Black Block, è quello. Il, eh, il fatto. Vai, è un problema, è un problema. Penziamo per il buon Jacopo. Le, sì, 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 esatto. Devo no, cominciare a mettere gli occhiali. Forse è la, 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 la miglior soluzione. E intanto, gli altri match che si stanno disputando: un Silver Kevin eh, che ha preso una legnata pazzesca nel primo match contro Ladrigno 3-0. Per, proprio per lo stesso Ladrigno. Con un eh, mastino clone esotico. Guarda ce lo L'hai nominato e ce lo andiamo a... a vedere subito Vi raccontiamo al match Le parti che vi siete persi È arrivato l'Andreigno Con un, uh, masse... con un uh, golem di Elisir uh, A torre E truppe annesse Che gli ad... a... non ha lasciato scampo alla torre sinistra di Silver Kevin Ma dall'altra parte è Tower Trade Ed è riuscito a piazzare il pareggio Adesso attenzione perché Silver Kevin ha un grossissimo vantaggio Addirittura per provare Le tre corone Esatto, qui adesso attenzione perché Silver Kevin difende abbastanza easy con un, eh, con un Mega Knight. Ma attenzione al doppio push di Ladrigno. Uh, questo è un problema, Lonny. Questo è un vero problema perché quella guaritrice dovrebbe ancora essere in vita. Attenzione, qui addirittura della Cura sta cercando di giocarsela. Ma signori, Silver Kevin come si è difeso e sfrutta anche il push per quanto riguarda e anche quelli che sono i blob che esplodono e garantiscono una vittoria, forse con, eh, con 3-1 no, 2-1 eh, per Silver Kevin 2-1, 2-1 per Silver Kevin stava per strappare il, eh, il risultato il bottino pieno Silver Kevin su Landregno, Landregno che ha vinto 3-0 il primo match contro Silver Kevin, quindi o problemi per Silver Kevin o eh, quit in base al, al matchup eh? credo al matchup perché ho visto un domatore Torre Bombardiera contro Mastino e Cloni quindi con un, con un lava clone adesso me la vado un attimino a rivedere così ti dico subito se magari era stato un, un match giocato dei problemi di linea vediamo un po no 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 se l'hanno giocata se l'hanno giocata ma aveva capito silver kevin di non avere scampo contro eh, quel, quell'importante match up per cui GG. quindi adesso terzo match decisivo tra Landre e sì. E proprio Silver Kevin in quello che si, si sta dimostrando uno dei round 2 molto, molto emozionanti. Intanto, piccolo aggiornamento anche per quanto riguarda Storia: che è, nel primo set ha battuto ehm, Venator deorum per 1-0, quindi anche a Storia in vantaggio e stanno attualmente giocando il, il loro. Il loro secondo match, sono in, quasi in fase finale. Mentre noi teniamo ovviamente Silver Kevin contro l'Andre Igno, anche l'Andre Igno nello scorso turno qualificatorio ci ha regalato delle bene. belle emozioni, eh? Soprattutto contro, se non ricordo male, contro un big adrenaline mm. particolarmente ispirato. Sì, sì, si è giocata molto, molto bene, arrivando. Se non sbaglio, proprio alle. Uh, non, non ricordo se semifinali o quarti, quarti, quarti di finale, quarti. era arrivato l'Andre Igno. E, avendo passato il, i primi due turni, se non erro, poi dopo si è, si è dovuto arrendere a quello che è stato Big Adrenaline. Tanto Forme che vince 2-0 contro Alessandro e si garantisce il passaggio al, eh, ai quarti di finale e aspetterà uno proprio tra Silver Kevin e l'Andre Igno. Intanto piccolo aggiornamento per quanto riguarda il match di Astoria, il, il, il risultato finale 2-0 riesce... A passare contro l'avversario. Ma siamo nuovamente in partita 1-1 tra Silver Kevin e l'andregno match appena iniziato. Subito palla di fuoco ad eliminare quella strega madre. Strega, strega madre, perdonatemi. Uh, che bella palla di fuoco, ma può fare tanti danni. Dicevo strega madre che sull'eventuale clone, appunto, stavo dicendo, poteva essere devastante in fase di ripartenza. Assolutamente, qui ha riprovato con lo stesso mazzo utilizzato in precedenza da il mazzo che gli ha permesso di fare tre corone, questa volta però Silver Kevin non si fa trovare impreparato, doppia struttura per, per lui. Certo è che non è semplice perché eh, la mh, macchina volante e sia la strega madre sono entrambi one shot con, eh, per quanto riguarda la fireball di Andreigno, quindi vediamo come riuscirà a destreggiarla. Il, qui, la la partita vedremo 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 chi riuscirà ovviamente a passare in questo match nuovamente mastino lavico a torre c'è una macchina volante e dei goblin lancieri che arriva la palla di fuoco ovviamente sulla strega madre attenzione perché qui silver kevin potrebbe essere in difficoltà eh sì qui attenzione però al cannone rotelle che dovrebbe arrivare forse a torre non riesce ad arrivare perché vengono eliminate vengono eliminati il suo scudo le sue rotelle per cui di conseguenza Diventa una semplice struttura di nuovo fornace per Silver Kevin. Un Silver Kevin che sta cercando di difendersi come meglio può. Intanto il risultato parziale lo vedete a schermo: i due giocatori sono in fase di parità 1 a 1. E dunque questo match è quello di tie break che assegnerà per forza di cose la vittoria alla Vittoria all oppure a Silver Kevin. Arrivano a palla di fuoco per cercare di eliminare. Riuscendoci la macchina volante, e qui. Va totalmente Silver Kevin ad eliminare un'eventuale minaccia della Clone esattamente. Qui attenzione perché arriva la doppia fornace e questo potrebbe essere importante. Anche se lo stesso le hit arrivano e sono belle pesanti. Il portatore ha solamente 480 punti vita. Adesso è il momento di Silver Kevin. È il suo momento, deve cercare di, di, fare, di fare il massimo. Qui arriva intanto il Boscaiolo, ma l'ulteriore macchina volante di Landre signori. È veramente una spina del fianco. Sì. Che attenzione però al Mega Knight, eh. Qui deve, deve pushare sì. come meglio può. Mancano deve, ancora i scheletrini per Deve assolutamente riprendere lo svantaggio acquisito, Silver Kevin. Mentre dall'altra parte D'Andreigno deve assolutamente uh. riuscire uh. a rubargli la torre. Attenzione perché questo gran cavaliere può mettere in pareggio la partita. Eh, è... qui è brutta. Qui è brutta con questa clonazione. Eh sì, qui Silver Kevin che non riesce più a fare nulla. Attenzione però, attenzione che forse potrebbe riuscire, signori. No way. No way per Silver Kevin, l'Andreino on fire con questo lavaclone. Salutiamo un altro volto noto del competitivo italiano: Ovvero Silver Kevin dopo Fizzo, è il giocatore che abbandona la corsa. Alle finali per quanto riguarda il, il bracket di quest'oggi, bracket che vi ricordo eh, darà dei punti a, a, in base al posizionamento e al termine delle qualificazioni. Chi avrà acquisito più punti su tutti i, i bracket sommati di qualificazione, il, i migliori otto giocatori accederanno alla, ai playoff e poi alle, ovviamente alle fasi finali. Allora, Lonny, facciamo un piccolissimo recap. Perché adesso ci sarà Black Block a storia per quanto riguarda il primo quarto di finale. Poi Davide Rune che attende uno tra Zirael e Wides. Di là poi c'è Inter contro Slaughter che dovrebbero affrontarsi a breve. Stessa cosa per forme contro Ladreigno. Sono questi i nomi che rimangono all'appello. Eh, abbiamo detto Fizzo out, Lorenzo out, Fury Sneak out, Silver Kevin out. Grandi nomi che ci hanno sì. abbandonato nell'immediato, ma l'abbiamo detto. Questa, io penso che questa Amazon University Esports possa essere la più competitiva di sempre, di tutte le edizioni che abbiamo commentato. Eh, sì, 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 sì. Eh, anche perché è cambiato il formato. La scorsa edizione avevamo due gironi eh, con un numero di giocatori fissi in base al posizionamento, ovviamente, eh, si, mh, si decretava poi il posizionamento nei playoff, nella fase finale. E quindi è cambiato totalmente il formato. Ma direi che ci piace anche così scoprire sì, ma... nuovi formati di qualifica, assolutamente. Assolutamente. Intanto, Wides che se non sbaglio, si trova sul risultato di 1-1 contro Rasal Ghul, alias eh, proprio. Te lo vado a prendere, proprio Zirael. Per cui vediamo un attimino adesso anche il terzo match tra di loro. Intanto è iniziata Inter contro Slaughter. Eh, sta iniziando anche Astoria contro Black Block. Eh, vediamo un attimino come, come si vanno a, di, a disputare tutti questi match. Di direi di andare ovviamente a dare precedenza a chi ancora non abbiamo visto. In questo caso abbiamo Inter contro Slaughter. Match che, tra l'altro, è, è appena iniziato. Inter che fa parte. Del, del team Pingus eh, 104 Vedremo ovviamente se riuscirà Ad arrivare lui fino in fondo Intanto quello che è certo uh. è che si prende totalmente I colpi dei due Muro a torre Esatto Qui veramente bella hit da parte di Sloder Che ha iniziato con il piglio giusto Questo match, attenzione perché qui continua Però Inter a cercare di far Danno, ricordiamolo Lo Possiamo chiamarlo Specchio Master. Proprio Inter. Qui non riesce nell'attivazione Slaughter della Torre Centrale. Adesso qui saranno dolori, ma dolori totali perché arriva anche il barile. Signori, qui torre conquistata per Inter. Inizia subito bene. Eh sì, 1-0. Dunque, prova ad arrivare sulla Torre Centrale con il Principe in carica. Cosa che gli riesce. Eh, sta accumulando Elisir Slaughter. Però di danni sulla centrale ne ha presi e non pochi. Eh sì, adesso non sarà semplice contrastare da parte per Slaughter. Qui Mega Knight dovrebbe arrivare. Eccolo qui, arriva preciso, veramente come l'orologio svizzero. E adesso è pronto per andare a fare un comeback che sa veramente di probabile vittoria per Inter. Vedremo dunque chi riuscirà a passare. Se arriverà il pareggio, magari inaspettato, per quanto riguarda Slaughter. Vi ricordiamo che questo eh, match è appena cominciato. Quindi il punteggio attualmente è ancora di 0 0. Arriva la trivella goblin a torre ma il mago elettrico è piazzato magistralmente da Inter che prova addirittura a ripartire ma viene bloccato sul ponte da una Valkyria. Esattamente qui attenzione al Mega Knight che di nuovo arriva a torre, lì vediamo come difenderà, anzi decide di andare a difendere con una Fireball un rischiosissima ma con un timing perfetto Inter. Adesso attenzione perché la Valchiria potrebbe andare a difendere grandi difese da parte di Slaughter. Ma sono difese abbastanza sterili perché non riesce a conquistare l'altra torre. Eh, no, 1-0 dunque. Inter mantiene le aspettative alte. Inter, che è un altro, eh, un altro nome noto per quanto riguarda il competitivo italiano. E eh, dunque, al almeno lui riesce a mantenere fede sulla carta, ovviamente, al, al pronostico, dato che in modo inaspettato ci hanno già salutato sia Fizzo sia Silver Kevin. Sì, esattamente. Abbiamo perso già due pezzi importanti della top italiana di, di Clash Royale. e Adesso confidiamo in tutti gli altri, ma confidiamo anche in quelle che sono le nuove leve che si stanno facendo strada nonostante i nomi altisonanti di altri stanno pian piano capito nuotando stanno scavando per cercare di, di dimostrarsi tra i migliori eh, sì. eh altri match che si stanno disputando faccio un piccolo check up sulla storia contro black block mamma mia che match che stanno facendo guarda lo posso solo immaginare ma noi Grandissimo match. manteniamo il focus alto sul, sul match eh, sul match che, che appunto abbiamo iniziato a, a vedere, tra l'altro questi dovrebbero essere, perdonami i quarti di finale i quarti, quarti di finale sì. 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 quarti di finale che, che, stiamo, che stiamo vedendo si stanno ormai affrontando tutti, tutti i giocatori stiamo facendo un po' un, un excursus su, su tutti, no? per, per dare a tutti la possibilità di, di essere streammati poi ovvio, certo, abbiamo certo. detto che chi arriva nelle semifinali Avrà l'obbligo di attenderci per vedere ogni singolo match. <ride> Beh, questo mi sembra, mi sembra abbastanza ovvio, visto che almeno le semifinali ce le vogliamo gustare tutte senza, senza perdere. Giocate, senza perdere ovviamente nessuna, nessun nome in gara. E adesso attendiamo. Abbiamo detto l'incontro Deve essere partiti eh? di inter. Adesso vediamo un attimino come. Sì, sono partiti, sono partiti. Conferno Siamo ci messi, partiti. eccoli qui. Ricordiamo il risultato di 1-0. Per quanto riguarda Inter, Slaughter, che deve cercare di, di fare qualcosina in più. Se vuole sperare in un passaggio del turno, vedremo dunque chi riuscirà a passare. Ricordiamo che anche la grafica ci ricorda: l1 0 da parte di Inter. Eh, prova però Slaughter a passare con i maiali Royal. Oi, oi oi gran cavaliere. Bene, ma non benissimo per Slaughter, Gran Cavaliere che è forse una delle migliori carte al di là delle strutture per fermare i Maiali Royale Esatto, sappiamo che è molto molto complicato quando ti trovi contro quelle determinate strutture qui attenzione alla Starrega Madre che viene però eliminata e qui Error da parte di Slaughter perché non è, è riuscita a contrastare qui però si rifà con una ottima Goblin Cage che toglie il target da parte del canone a rotelle 2036 punti vita, Inter leggermente in vantaggio ma siamo fondamentalmente all'inizio della, della partita Quindi ancora tutto può accadere, bombarolo che non penso, non penso Slotter lo faccia arrivare a torre Ottimo la tronco che va vale a eliminare anche l'ultimo Spirito di fuoco, doppia struttura deck che ultimamente sta girando parecchio in ambito competitivo e non Eh sì Qui un mazzo che a me sinceramente il ladder dà molto fastidio, però nel competitive non lo vedo male come mazzo, visto che comunque sai quando hai possibilità, hai una possibilità proprio one shot, ci sta anche, ci sta anche utilizzare mazzi in questo caso particolari, però si sì, è entrato direttamente proprio dritto nel meta attuale. Arriva una nuova palla di fuoco, ottima da parte di Slaughter che fa a prendere tantissimo valore, soprattutto andando a eliminare la strega madre, la e la struttura piazzata da, da Inter, eh, cammino nuovamente per, eh, per il giocatore di Pingus 104, che continua a mantenere il vantaggio. Eh sì, continua a mantenersi in vantaggio, adesso attenzione perché una buona fireball di slaughter riesce ad eliminare quella che è la macchina volante che sta dando molti problemi allo stesso giocatore che vediamo in basso. E qui Inter continua quest'opera proprio di sfinimento. Sta lavorando ai fianchi. Inter. Deve assolutamente piazzare il 2-0 qualora voglia passare agevolmente sull'avversario. D'altra parte si può dire il contrario di Slaughter. Deve assolutamente eh, vincere questa partita per poi trascinare Inter al match di tiebreak. Quello che segnerà la vittoria ad uno dei due. Ma quel gran cavaliere fa troppo male ai maiali Royale. Eh, fa malissimo qui, attenzione perché intanto arrivano le hit da parte degli Spear Goblin. Dovrebbe arrivare forse le hit anche del Gran Cavaliere. Gran Cavaliere che non arriva per un pelo. Buone qui le giocate di Slaughter che però sta facendo molta difficoltà. Per cercare di trovare veramente il, il, la via giusta per poter attaccare il proprio avversario. Struttura una per parte, Fornace. Anzi, perdonatemi, in questo caso due per Inter fornace e... e la capanna goblin, senza contare ovviamente il cannone a rotelle, dall'altra parte gabbia goblin che viene eliminata la struttura da parte della palla di fuoco, liberando questo goblin eh, prigioniero. Arriverà sicuramente anche il gran cavaliere infatti, eccolo qui, sulla pro... testa di quei maiali royal, maiali royal ancora una volta inibiti da parte di Inter. Esatto, qui ormai sembra un match già scritto, nonostante le prove di, eh, eh, di salvataggio se... da parte di Slaughter, qui arrivano anche i maiali, capisce di non poter far più nulla Slaughter e signori Quinter che riesce ad avanzare, ottime le sue sortite offensive. 2 a 0. Chiude così. Chiude rapidamente la pratica Slaughter. Il, il giocatore universitario inter. E avanza di diritto alle semifinali. Se non erro, perché queste erano i quarti di finale. Quindi sì, dovrebbe avanzare al turno successivo. Ho il bracket sott'occhio. Allora, stavo vedendo un attimo un po' tutto. Davide Lunese sì, che intanto sta aspettando perché ha passato il turno contro Bigadrell in 2 a 0. A Storia che sta giocando contro Black Block in questo istante, vediamo un po' come la, la, la sua situazione. Per il momento, vantaggio di Black Block che potrebbe andare eventualmente, credo, sul 2 a 0. Adesso controlliamo un po' tutto. Se, eh... mi, dai, se mi dai conferma dell'1 0 di Black Block, ce l'andiamo a ah, aspettare. No. Un attimo, no, un attimo perché Davide Rune perché sta attendendo perché Wise Zirel ancora non è stato confermato come match dagli admin. Perché da quello che stavo leggendo e quello che stavano anche dicendo in chat c'è stata una disconnessione negli eh, ultimi secondi ah, okay. eh, da parte di Wise. Adesso vedremo come, come finirà magari questa, questa situazione. Fai idea? Hanno, hanno giocato e ha vinto Wise? Hanno giocato e ha vinto Wise? Intanto io stavo cercando di seguire il match a storia contro Black Block sì. che vi tengo aggiornati, non, non vale la pena andarlo a, a esatto. vedere perché mancano eh, 5 secondi, fondamentalmente sono appena entrati in, in, in fase non finale. Ce la fa no, Black Block passa per 2-0, arriva il risultato finale in questo momento e dunque salutiamo l'ultima quota rosa in gara e come la volta precedente, però questa volta non riesce ad arrivare in finale a storia. Sì, un peccato. Però sappiamo come sia molto duro andare ad affrontare, diciamo, avversari del del genere. E ci sta. Eh... Intanto Ladrigno anche che viene battuto da Forme, Forme che è tornato veramente con una, con una gran carica dopo purtroppo le problematiche nell'ultima parte dell'Amazon dell University Esports dello scorso anno. Dovrebbe essere un po' wise. wise, quindi attenzione perché questo ce lo andiamo a gustare totalmente. Un altro scontro che dovrebbe essere dei quarti di finale. Sì. Perché era l'unico che mancava all'appello, perché intanto Black Block batte Astoria, Inter batte Slaughter, Forme batte contro Adrigno, per cui Forme, Inter e Black Block che passano alle semifinali. Davide Rune e Wiles che adesso si affronteranno per, eh, per andarci a regalare tutto il quadro completo. Vedremo dunque chi riuscirà... A, a passare ovviamente sull'avversario. Stiamo attendendo lo scontro eclatante tra Wise e Davide Rune. Davide Rune ha già battuto, eh, ha già battuto Big Adrenaline, un altro grandissimo protagonista del, del turno di qualificazione precedente. E sono davvero curioso di gustarmi questa partita che ha un po' il sapore di finale. Eh sì. Qui veramente sarà un... Uh... Uh, un, um, un match che veramente ci porterà grandi grandi emozioni intanto saluto Inter chiedi di essere salutato direttamente dalla chat di gioco sicuramente ci sarà anche vedendo il caro Inter quindi adesso tutti pronti per andare a vedere credo vedremo tutto il clan questo match perché manca solo questa all'appello poi per le semifinali sì esatto esatto lo, lo attendiamo con, con impazienza, intanto scambi di messaggi che poi, ovviamente, eh, per un discorso professionale non vedrete mai all'interno della chat del clan. E sono, sono, sono in fermento per Wise contro Davide Rooney, anche perché Davide Rooney è uscito al secondo turno nella, nella, nella scorsa qualificazione e adesso al contrario di Fizzo, ha l'opportunità di arrivare fino in finale. Ovvio, deve battere prima Wise. Certo, 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 certo. E quindi questo eh, certo. manca ancora all'appello. Vediamo, vediamo, attendiamo e cerchiamo di scoprire un attimino il match tra questi due importanti giocatori. Lo facciamo il pronostico, caro Diego? Oppure ci asteniamo e non, mm, non gubbiamo nessuno? Ma sì, nessuno? ci sta. Ma non lo so, non lo so, sono talmente <ride> due amici che non lo so, non lo so, è dura, è durissima. Allora no, mi, è mi, prendo, ci vissa, ci fa. mi prendo io la responsabilità e ti dico Davide Runi 2-0. Vediamo, vediamo, io a questo punto dai per par condicio... È ovvio Dico, certo. dico Wides così è perché certo. non, cioè, non, non voglio pareggiare con te. Io se voglio voglio vincere. È giusto, ho tutto sono per quello. Ho tutto Ma era lo stesso se avessi votato te, te Wides avrei votato io Rune. Quindi... Beh, ovvio, ovvio. Quello è sempre. <ride> è, siamo sempre contro, voi dovete sapere. Adesso vi racconto qualche piccolo retroscena. Quando facciamo i pronostici in generale per l'Amazon University Esports, pronostici nostri interni che poi non, non mandiamo in onda perché qualcuno... Eh, senza fare nomi, alla nomina di Gufo e quindi porta sfortuna ai mi giocatori. dissocio eh. oh, Io non ho fatto nomi. Eh, no io mi dissocio nel dubbio in quel, per quello che stai per dire. Eh. Senza nomi così. Nel Beh, dubbio. comunque, quando il signor di System fa i pronostici, solitamente succede tutto il contrario. Quindi, per un motivo per cui non, non, non li portiamo live, quindi però. A contrario di questo ci sfidiamo, ci piace sempre sfidarci, quindi se un giocatore vota A per forza di cose l'altro, scusatemi, se eh, un caster vota A per forza di cose l'altro vota B, un po', è questo. Ma no, sì, so, dai, il pareggio il non esiste. Non... No, non esiste. non esiste, non esiste, non esiste. Tanto stiamo... Aspettiamo, sì, aspettiamo, stiamo continuando ad aspettare, ci stanno facendo attendere i giocatori qui in, in arena e vediamo un attimino perché... Forse c'è qualche problemino, credo, per Wise, Wise sì. che non è, non è on. Vediamo un attimo: sarebbe un vero peccato non, non riuscire a eh, vederli. Anche perché tutti Vai. gli altri match sono finiti, quindi da questo punto in poi eh, stiamo a parte Wise contro Davide Rooney, eh, che appunto è l'ultimo match dei quarti di finale, eh, Black Block in semifinale. Eh, aspetta ovviamente il vincitore tra eh, Wise e Davide Rune, quindi Black Block è già uno di quei nomi che sarà presente in semifinale. Dall'altra parte, eh, Inter, eh, che ha battuto Slaughter per 2 0, sta aspettando forme, il vincitore di Forme contro l'Andreigno. Esattamente qui il match forse sta per partire perché i giocatori ci sono e, e sono pronti. Vedremo questa volta come, come andrà a finire tra Wise e Davide Rooney. È tutto pronto? Vediamo un attimino. Adesso, appena, appena starteranno, speriamo ci regalino uno spettacolo incredibile. Eh sì, sono appena partiti Wise contro Davide Rooney. Tra pochissimo, ce li andremo a gustare anche a video. Promesso. Forza, forza ragazzi, veramente deve esserci tanto, tanto hype per, per quello che riguarda questi, questi due player, perché come, come abbiamo detto già è un, una finale, in qualche modo, anticipata. Eccoli qui in arena wise che potrebbe avere uno splash yard, d'altra parte Rune è lo stesso, forse hanno scelto lo stesso match, eh? è lo stesso match, è lo stesso... La stessa mazzo. tipologia di deck, eh? potrebbe essere eh, sì. un mirror, eh, ma potrebbe essere mm. anche una variante del, della stessa sì. tipologia di deck che tra l'altro tu carissimo Diego conosci molto bene. Eh? Sì, 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 diciamo tutti i mazzi con cimitero li conosco abbastanza bene, diciamo che questo, cioè, gli splash yard eh, non sono semplicissimi da, 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 da giocare. Qui però forse c'è una versione particolare da parte di Wise, perché vedo anche un mega sgherro Quindi, non so, vediamo un attimino. Qui parte subito forte Rune bel push. Eh sì, palla di fuoco. 5 divisioni in questo momento per Wise. Che sceglie di andare a giocare la tornado per eliminare il goblin prigioniero. Ma attenzione, perché qui prende tantissimi danni dagli scheletri spawnati dal cimitero. E Beh, attivazione della eh. centrale per Mister Sorriso, ovvero Davide Runi, che adesso va addirittura a difendere con la veleno. Sulla cimitera di wise eh, poi sai sappiamo che quando attivi la centrale contro cimitero diciamo il vantaggio è tutto a tuo favore quindi qui adesso davide lui con questa giocata si è preso un vantaggio un vantaggio enorme per cui non so adesso come come potrà potrà cambiare la situazione per wise che si trova veramente in questo primo match in difficoltà totale non arriverà mai quel barbaro a torre, e dunque tutto da rifare per Wise, che nonostante abbia inflitto qualche danno sulla torre di Davide Rune, ovvero quella di sinistra, adesso deve per forza giocare sulla stessa lane per bloccare tutte le truppe al ponte, per non permettere al giocatore siciliano dell'Università di Studi di Palermo di arrivare a torre con la cimitero, ma soprattutto di avere truppe a supporto di quella cimitero esattamente, qui come vediamo pian piano eh, l'opera di sfinimento da parte di Rune sembra poter, eh, poter essere attiva. Più attenzione perché viene utilizzata la struttura da parte di Rune per difendere il push, sembra buono però da parte di white attenzione perché può combaccarla! può cambaccarla e invece le difese ci sono state mantiene sempre il vantaggio da Vide Rune che adesso addirittura prova a pushare, però il target non è a suo favore qui, ottimo white Eh sì. Qui qualche danno riesce ad entrare, ma difende comunque bene Wise, 1078 punti vita sulla torre, attenzione perché potrebbe essere counter push con questo barbaro cavaliere e Goblin prigioniero, vedremo se arriverà alla cimitero, no, preferisce aspettare Wise. Sì, più che altro diciamo che non era la ingiusta per lui, per cui sta, sta un attimino... Eh, attendendo Wise non attende invece Rune che adesso prova di nuovo a pushare e i danni continuano a scendere sulla torre di Wise attenzione nuovamente alla Cimitero può infliggere danno ma la difesa è ottima per Wise nonostante quei 559 punti vita deve assolutamente ribaltare la situazione altrimenti sarà 1-0 per Davide Rune, arriva anche la Veleno che acquista un valore enorme, dall'altra parte Wise dovrebbe ripartire con la Cimitero, no viene bloccato al ponte, tutto da rifare Addirittura il cimitero di Davide Runei. Eh sì, ormai pusha veramente tutto quello che può Davide Runei. Attenzione però dall'altra parte perché c'è Wise che sta provando. Ma signori, Runei si aggiudica il primo punto. 1-0 dunque per Davide Runei contro Wise. Wise che eh, prima dello start ufficiale del match ha avuto qualche piccolo problemino di connessione. Ma direi risolto alla grande visto che eh, ha comunque giocato... Uh, ha, giocato mo ha giocato bene contro, contro Davide Runey, ma Runey, deck cimitero, difficile trovare qualcuno che lo contrasti se non con un counter deck 100-0. Sì, yeah, è quello, sai, poi quando ho detto entrambi hanno giocato cimitero, diciamo, sta, sta tutto lì la, la differenza nel nell'attivarsi col centrale. Certo, se avessero avuto un altro mazzo, staremo parlando di, di un'altra un storia. E vediamo, vediamo che, cosa, che cosa succede. Vediamo che cosa, cosa accada adesso dopo, dopo questo primo iniziale eh, match. Vediamo un attimo. Eh sì, siamo, tra l'altro, nuovamente in partita. Hanno messo il turbo Wise e, e Davide Rune. Questo è l'ultimo match dei quarti di finale che manca. Poi passeremo alla visione delle singole partite della semifinale. Tutte da gustare, dove troviamo eh, in attesa. Black Block che andrà a sfidare il vincitore di Wise contro Davide Rune e dall'altra parte Inter contro Forme, un altro grandissimo match. Sì, esatto, ormai i nomi questa volta sono tutti belli, belli potenti, questi che vediamo nelle, nelle semifinali e sono sicuro che cercheranno tutti di fare il massimo per poter passare direttamente il turno. Ancora come Prigioniero, attenzione a Goblin Prigioniero di Wise che viene attirato dalla tornata di Davide Rune e attivazione della centrale, match a eh, fotocopia match. rispetto sì. a quello di prima. Dunque rematch per Wise che questa volta deve trovare la via del, della vittoria, altrimenti verrà eliminato per 2-0 da Davide Rune. Eh, Ma sai questa nuova attivazione purtroppo non, non mette tanto di buon occhio lo stesso Wise che purtroppo... Si troverà di conseguenza, credo, di nuovo in difficoltà. Vedremo dunque. Vedremo, vedremo. come andrà il risultato finale. Noi ovviamente ci auguriamo uno a uno. Non me ne voglia Davide Rooney, ma questi match è bello vederli. Eh, con il clima di tensione che generalmente accompagna il terzo match di Tie Break: Baby Dragon contro Baby Dragon. passo ovviamente quello di Davide Rooney. Con l'ausilio dei colpi della torre della principessa dello stesso player. Un momento, situazione di parità tra i, due, tra i due giocatori. Ma sappiamo che il vantaggio di Rooney non è da poco. Con una difesa in più, sarà difficile l'utilizzo della, della stessa cimitero per uh, Whites. Puscia di nuovo Rooney, eh sì, eccolo qui. Nuova cimitero, o perlomeno eh, cimitero. Per quanto riguarda Davide Rooney, che prova a infliggere qualche danno. Ottima questa, tornata e palla di fuoco. Tantissimi danni per il giocatore siciliano 1108 punti vita. Non arriva l'ite del mega sgherro. Un solo push, tantissimo danno per Davide Runei. Esatto, abbiamo visto come, come con poco sia riuscito a veramente fare dei danni pazzeschi eh, Davide, Davide Runei. Eh, difficoltà questa volta per, per White che proverà sicuramente magari un altro push, ma come vediamo sembra tutto facile per il giocatore palermitano. Vedremo, vedremo se riuscirà a ribaltare la situazione, mancano 18 secondi in, in questo momento. Non lo so, o Wise riesce a sfondare con, con una cimitero, oppure mm. la vedo abbastanza grigia. Eh. No, ma è durissima, è durissima. È, è quasi impossibile per Wise andare a cambiare le sorti le sorti diciamo, che, che lo attendono. Eh sì. e infatti qui di conseguenza, da Luding. 2 0 su Wise. 2-0 e dunque sarà Davide Runi a sfidare Black Block, se non ricordo male, ma sì, dovrebbe essere Black Block il primo semifinalista. Yeah. E dall'altra parte attendiamo ovviamente Pingus contro Inter e, eh, scusatemi, eh, Inter contro Forme. <ride> Pingus e Inter sono lo stesso giocatore, uno è il nome del team esports, l'altro è il nome del giocatore vero, vero e proprio. Direi che... Anzi, ti faccio scegliere, caro Diego. Quale match... Anzi, no, se semifinale, ci vediamo tutte e due. Ce li vediamo tutte e due, ce li tutti due sì, sì. E l'età. E sì, l'età, e sì. l'età, tranquilli, e l'età. Esatto, allora, visto che è lunedì adesso, partiamo con Inter, scrivo io, eh. almeno ti libero. Ah, grazie. grazie, grazie, grazie. Così, cioè, guarda, cioè, ti alleggerisco anche la situazione. Grazie, grazie, grazie. Inter contro Forme, dunque, il match che partirà a breve. E verrà comunque disputata al meglio delle tre partite, ci vedremo tutte e due le semifinali, poi ci sarà la finale terzo e quarto posto e poi chiuderemo ovviamente con la finalissima che decreterà il vincitore di questo bracket eh, di qualificazione, bracket ricordo a eliminazione diretta. Eh, qui se bisogna fare un pronostico bisogna davvero tirare la monetina tra Pingus e Forme. Sì esatto, eh, qui Inter e Forme sai non lo so perché Forme stiamo parlando sempre di un giocatore che è stato sempre a grandi livelli eh, D'altra parte Inter, io che adesso ci sto vicino, sto partecipando anche ad alcuni co tornei competitive con lui Sta sfruttando veramente tanti doti sia a livello di analyst che a livello di player ed è diventato finalmente un giocatore completo Beh sì, poi ovviamente il, il parco deck eh, incide... Incide tantissimo e, e questo comporta anche un po' la, la capacità di un giocatore ad adat di adattarsi a, a più situazioni possibili, quindi eh, attendiamo, attendiamo lo start del match, dovrebbero essere tra l'altro tutti e due i giocatori online, Sì. quindi match che è appena partito, sì. Match che è partito proprio in questo istante, quello tra Inter e Forme, prima semifinale, ricordiamolo: best of three, quindi al meglio delle tre, il primo dei due che arriva a due vittorie, passa il turno e arriva a proda in finale. L'altro finalino terzo e quarto posto: eh sì, la finale terzo e quarto posto, dove un giocatore guarderà dal basso il podio dei tre giocatori. Che lo andranno a comporre forme che è uno degli esperti di giganti doppi principi anche se con palla di neve potrebbe regalarci qualche emozione infatti arriva anche il mini pecca mini pecca per forme che dovrebbe utilizzare forse una versione di gigante cimitero oppure gigante senza cimitero con uh, altre carte tipo striga magari per provare a pushare vediamo, vediamo un attimino che cosa, che cosa accadrà e, intanto macchina volante per Inter Che dovrebbe avere una sorta di doppia struttura Forse Sì, la doppia struttura c'è, Perché c'è sia il, la fornace Che il uh, Goblin uh, La Goblin Cage Quindi mazzo interessante anche da parte di Inter Eh sì, arriva la palla di neve Che però non va ad eliminare quel, quel, Quello spirito di fuoco Ma ci pensa il piazzamento del gigante Che lo fa arretrare Qui il gigante che non passerà mai a torre Anche perché e qualora dovesse scomparire la fornace comunque c'è quel candone a rotelle che non dovrebbe permettergli di arrecare danno infatti come da copione attenzione perché qui scheletrone da parte, da parte di, di inter questo potrebbe mettere in difficoltà totale proprio forme attenzione lì perché la bomba dovrebbe esplodere e coinvolgere anche il moschettiere il moschettiere viene devastato attenzione adesso perché di nuovo arriva Cambio esatto. di target, bello qui il cambio di target. Che bel cambio di target che garantisce tanti danni da parte di Inter. 1636 punti vita sono i danni su, sulla torre di forme, quelle che mancano alla caduta per l'eventuale 1-0 del giocatore di Pingus. Dall'altra parte, attenzione però, Cimitero. E qui può fare male, ma c'è quella strega madre di Inter che sta difendendo in modo magnifico. E tra l'altro, che ripartenza. Sì, qui una ripartenza di tutto rispetto su entrambe le linee. Attenzione su quella destra. Viene difesa da una snowball nonostante le hit iniziali. Ma lì la macchina volante sta creando veramente il panico. Mamma mia, fa scendere sotto i mille punti vita la torre dello stesso Formica, Che adesso prova a pushare, prova a fare il massimo di quello che può fare. Arriva anche uno scatro gigante. Molto, molto, molto difficile per Forme passare in questo match. Visto che comunque lo schetro gigante andrà ad eliminare tutto con la sua bomba. Arriva la spe... Arriva, scusatemi, la cronazione. Cronazione per quanto riguarda Iter, ma si fa trovare pronto con le frecce, Forme. Altrimenti sarebbe stata torre. Eh. Sì, adesso tenterà, credo, il tutto per tutto, Forme, per uh, cercare di cambiare l'inerzia del match. Attenzione perché qui... Sono belle, è bello questo push, uh, attenzione. Il mini pecca, mini pecca mia. è arrivato danni a torre. Non ci credo, uh. non ci credo, che comeback di Forme. Comeback signori, 1-0 da parte di Forme che ha subito danni per tutta la durata della partita. E poi all'ultimo il guizzo del campione gli regala l'1-0 sull'avversario, uh, sull ma ricordiamo che ovviamente uh, viene viene, viene giocata al meglio delle tre partite eh, eh, tanto sgomento anche dagli altri giocatori che stanno assistendo in questo caso da parte di Davide Runi che anche lui non crede ai suoi occhi sì, spettacolo veramente è stato un match incredibile tra i, tra i due eh, qui sai non me l'aspettavo non me l'aspettavo è stato bravissimo Forme eh, a pushare veramente a crederci fino all'ultimo Qualche errorino sicuramente da parte di Inter che adesso dovrà registrare il tutto e provare a strappare il pareggio. Eh sì, deve, deve per forza, se no eh, sarà, sarà lui ad essere eliminato, eh, quindi. È difficile, esatto. è difficile vedere un giocatore del calibro di Inter o di forme o di Black Block, o di Davide Rooney, o di Astoria o di Sarina. Comunque un volto. Un nome noto. Perdonatemi nel, nel panorama competitivo di Clash Royale, eh, perdere così secco 2-0, magari un turno iniziale. Però è anche vero che stanno giocando due pesi massimi forme da una parte e sì, inter esatto. dall'altra. Quindi... Sono rimasti tutti. Tutti i tutti pesi massimi e, e qui stiamo vedendo due. Adesso dovrebbero cercare di ripartire. Esatto, stanno ripartendo Inter contro Forme. Che qui è tutto per tutto per Inter. Eh sì, tutto per tutto, anche perché deve, ripeto, vincere assolutamente questa partita, altrimenti sarà 2-0 secco. Di, di forme e sarà lui il primo finalista di questa giornata di qualificazione dell'amazon university Esports eh, di clash royale esatto qui subito domatore da parte di forme contrastato dagli sgherri per inter attenzione a quel minatore che viene però predittato qui ottima l'ottimo l'utilizzo della dello spiritello che come sempre risulta una delle carte molto molto forti e molto molto polivalenti. Arriva anche la tronco, tronco di ciclo, ovviamente, macchine che riesce a teoria Calder Inter alla, alla torre. Vedremo, vedremo, sai, eh, in questa giornata di qualifica ho visto davvero delle cose che mai mi sarei aspettato, eh. Dipende anche dalla terra del remoto se dovesse avere effettivamente terremoto forme o, o meno, qui intanto ha fatto una gran difesa forme. Poi magari dico, dico una cavolata: eh, perché può anche essere che non, non leggo bene questo, questo matchup. In teoria non dovrebbe essere facilissimo, anche perché ci sono anche le frecce per, per Inter. internet sull'arcere sull pieno tecnico. Sì, sì, questo, questo è assolutamente vero, ma attenzione, perché come abbiamo visto prima, e come abbiamo visto in praticamente quasi tutte le partite Nel corso di, di questa giornata di qualifiche Dell'Amazon University Esports Può cambiare di tutto Soprattutto sul finale della partita Che attenzione Perché il domatore dovrebbe arrivare Diretto a torre Questo non è un bel inizio Per, per Inter Anche sulla torre della lane di sinistra Eh qui lo sai che non so La, la cage forse Doveva aspettare ad utilizzarla Beh, può essere, può essere, anche perché poi arriverà per forza di cose. Eh, per forza di cose, il domatore, cosa che appunto avviene. Il domatore che senza la Goblin Cage, senza la gabbia goblin, a torre fa davvero malissimo. O Inter riesce a sfondare con, eh, con un mastino, con un attacco di Mastino lavico. Supportato dal minatore, oppure sarà molto brutta. Potrebbe essere questo. Bello. Potrebbe Bell essere questo, eh. sì, potrebbe essere questo, il push buono bel push, attenzione qui alla Tesla che cerca un attimino di riprendere ma qui è entrato molto molto bene ma signori che difese la parte di Forne che continua a dimostrarsi molto molto in forma e qui adesso ci dà la struttura ma è un problema, è un vero problema, ecco il perché eh sì, arriva la terremoto, Domatore che riesce a dare un'altra hit, 281 uh, punti vita arriva la tronco, eh sì cycle. Potrebbe essere 2-0 da un momento all'altro per quanto riguarda Forme, arriva la terremoto. GG. Arriva anche la trocco, Troco che addirittura non, non serve neanche. 2-0 di Forme sul povero Inter che ci saluta. Sì, Inter che ci saluta anche questo, in questo spot. Peccato, ma si è trovato contro un avversario di tutto rispetto, un, un Forme veramente stra on fire. GG, well played. E dunque tra pochissimo partirà invece l'altra semifinale, ovvero eh, Black Block contro Forme. Uh... Sì, intanto sto dicendo di partire. Sì, devo solo capire chi e poi, e poi andremo a vederci in match. Ancora non è stato richiesto, ancora devono partire, si stanno, si stanno momentaneamente preparando, quindi quando lo avremo disponibile ve lo... Ve lo, ve lo faremo vedere. Block. Black Block che richiede e Rune che, che accetta. E vediamo vediamo che, cosa, che cosa accadrà qui. Altra semifinale, altro match. Vedo leggermente in vantaggio per quello che, che abbiamo visto anche nelle scorse Amazon University Esports e per i valori in game un pochino più in vantaggio Davide Rune. A dispetto di Black eh, Block. Eh sì, Però, è vero. Però attenzione eh perché la sorpresa esatto. è sempre dietro l'angolo e Black Block anche la scorsa giornata di qualifiche ha dimostrato un livello altissimo quindi attenzione attenzione. dovremmo essere in partita caro sono, partite. Eh, sì, sì. sono partite Black Block contro Davide Rune il primo atto tra i due ricordiamolo eh, semifinale che sta andando in scena e porterà al finalista che affronterà proprio forme e dunque scopriremo chi andrà a sfidare Forme e chi andrà, tra l'altro, a sfidare. Eh, Scusatemi, chi andrà a sfidare Inter, Inter. Perché ricordiamo che Inter adesso si giocherà il terzo e quarto posto. Perché, essendoci dei punti eh, in palio, e questi punti decreteranno, ovviamente, l'accesso ai playoff per i primi otto giocatori, eh, è importantissimo arrivare terzi rispetto, qua, rispetto ad arrivare quarti. Sì, esatto, eh, sarà, sarà molto ma molto importante. Quindi, qui entrambi dovranno cercare di dare il massimo. Rune va con, con uno dei, dei mazzi della casa, il gigante Royal Cycle. D'altra parte, Black Block decide di andare a sfruttare le doppie capanne, le doppi, i doppi edifici, le doppie strutture. Eh, guarda, lo, lo dicevamo prima: eh, deck con la doppia struttura che ha trovato. Un ampissimo spazio sia in competitivo che nella classica ladder, sì, esatto. Eh, ha trovato veramente uno spazio incredibile. E... Vediamo se questa volta sarà sfruttato o meno. Per il momento sta facendo fatica. Davide Runi. Sta facendo fatica. Perché, ripeto, con le, con le doppie strutture. Comunque hai una fornace o una eh, Capanna Goblin. Che bene o male, ti riesce sempre. Ad arrivare, l'attore. in questo caso c'è il pescatore. Ma poi il pescatore, eh, non sarà più disponibile per un eventuale attacco. In questo caso, però, deve difendersi dal gigante royal che gli è eh, completamente. Vedremo se sarà tower, tower trade. trade. È, ma la strega madre, mm. Davide eh. attenzione! Eh, ma non no, è lì. Sì, perché gli 4, trade. eh, tower 3, Perché adesso utilizza la strega madre. Ecco, forse adesso potrebbe essere utile. Ma fireball stampata da parte di Black Block. Attenzione, però, al gigante royal che continua a fare tanto male. E torre centrale, anche quasi dimezzata, anzi, dimezzata, da parte di Davide Runi. E dunque, Davide Runi in uh, momentaneo vantaggio, perlomeno sulla torre centrale, continuando a portare danno, sulla stessa, cercando di eliminare anche la fornace di mezzo. Non sarà facile questa partita. Eh, anche se con il gigante Royale, andando a giocare eh, nel centro dell'arena avversaria, Potrebbe forse avere una marcia in più da vedere lei. Sì, 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 può fare, può fare qualcosa proprio sicuramente. E vedremo se, se sarà così. Intanto Fireball per andare a togliere magari una struttura riesce a metà perché viene inserita l'altra struttura. E qui adesso situazione abbastanza di pericolo per entrambi i giocatori. Vediamo, vediamo come andrà a finire. Spirito elettrico che dovrebbe andare a eliminare. O perlomeno a, a inibire parte della vita di, quegli, di quei Spear Goblin, di quei Goblin lancieri. Cosa che appunto è avvenuta. Pronto a ripartire anche Black Block dalle retrovie con la divisione di questi Scaricucci. E attenzione: Cimitero, supportato da canona Tello e, so, e anche dal Cavaliere, ma tronco e gregia da parte di Davide Luni. Che a questo punto può ripartire con Gigantro Sì, esatto, potrebbe ripartire. Qui viene però utilizzata la struttura, d'altra parte Fireball, sempre per Black Block che sembra aver chiuso veramente i battenti. Ma adesso il Gigante Royale qualche danno uh. andrà a fare? Invece no, nuova struttura. Difesa perfetta, se non fosse per questi due maialini. Per eh, sì, eh sì, maiali generati dalla strega madre, è stato davvero prontissimo ad andare a giocare una nuova struttura per deviare il, il danno da parte del Gigante Royale. Ma attenzione che il Gigante Royale arriva nuovamente. E si frappone tra lui e la torre un'altra. Un'altra capanna eh. goblin. Qui, però, questa volta Hitta, Gigante Royale Hitta anche in maniera molto prepotente, lasciando la torre a meno di mille punti vita. E adesso viene il bello. Adesso arriva la fireball di Davide Rune, che pian piano sta portando il match sulla sua linea. Ancora Megasgarro che prova ad eliminare riuscendo gli scaricuccioli, nuovamente il Gigantoreal sulla linea di sinistra, vedremo se arriverà la palla di fuoco da un momento all'altro, no, arriva la Troco, falla di fuoco invece per cercare di eliminare il pescatore, match davvero avvincente che si sta giocando su due linee con scambi di colpo ad altissima frequenza. Ma ormai Black Block non riesce più per il semplice fatto che la Cimitero eh no, è faccio. una carta che nel Tower Trade non, non conviene. Non e conviene. infatti, qui Davide Runei prende il primo spot di vantaggio 1-0 dunque per il, il giocatore dell'Università di Studi di Palermo, e dunque bocca asciutta momentaneamente. Black Block che dovrà vincere assolutamente la prossima partita, altrimenti, finale Davide Runei terzo e quarto posto, Inter contro. Black Block qualora dovesse perdere 2-0 Black Block. Eh? Sì, esatto, esatto. Eh, qui il primo match è andato, è andato in scena. Adesso aspettiamo il secondo, E vedremo se ci porterà direttamente l'avversario. Proprio di, di Forme. Che intanto sta lì, fermo con i popcorn in attesa di capire quale avversario dovrà, dovrà affrontare. Sì, e noi attendiamo con lui. Anche certo, perché certo. Eh, adesso Forme e lì, lì anche lui aspetta. Aspetta, come noi, tanto attenzione, perché dovrebbe essere quasi pronta. La prossima partita, stanno scegliendo ovviamente i deck. Pronti via subito. Neanche un minuto di riposo, S hanno già le idee chiare su cosa andrà a giocare, Black Block e Davide Runi. Siamo nuovamente in partita. Esatto, vediamo un po' quali, quali sono le loro scelte per i mazzi. Forse adesso. Andrà di doppia struttura proprio lo stesso, lo stesso Rune, bisogna solo capire un attimo eh, come sarà improntato il, il matchup, intanto pipistellini che vanno a dare fastidio e sì, è proprio doppia struttura per Davide Rune, quindi forse un cambio, attenzione perché sparchi per Black Block, quindi molto probabilmente anche il gigante Goblin che farà da tanker per la scintilla. Vedremo, vedremo, vedremo. Potrebbe arrivare il gigante Goblin, la, la, la carta più quotata, infatti è quello qui, mentina, è... In variante un classico gigante. Attenzione perché qui si sì, arriva a torre la scintilla di Black Block. E potrebbe oh. nuovamente sparare strappando la torre, ma addirittura basta quel mini peck. Davide Rune è in grandissima difficoltà. Eh sì, qui non è riuscito a, a creare delle, delle difese. Una, mh, qualcosa per, per contrastare. È stato molto in difficoltà. Barbari Scelti, che hanno avuto vita troppo breve e non gli hanno permesso di difendere. Intanto, doppia struttura alle spalle della torre destra di Davide Rooney, questa sorta di spawn deck, però non ha premiato Davide Rooney sul timing della scintilla, eh. Perché la scintilla con tutte queste truppe potrebbe impazzire nel colpire la torre. Sì, c'è anche da dire però che Davide Rune può sfruttare il fatto di... che, che Black Block non ha spell grandi e quindi non può contrastare le capanne. Quindi magari con il psicolo, l'assiduo di capanna più fornace, secondo me può, può veramente fare, fare qualcosina in più Davide Rune. Come stiamo vedendo in questo momento, attenzione ai i lancieri che dovrebbero andare a togliere lo scudo. Al, al principe nero per Davide Runi rimane in vita soltanto la fornaccia completata dalla, dalla macchina volante nuova scintilla e nuova capanna goblin per Davide Runi qui manca poco Davide Runi deve, deve fare una gran difesa e provare la, la mossa decisiva sulla torre di black block altrimenti eh, non potrà fare nulla per contrastare qui strega madre mh, buona 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 eh, attenzione buonissima, qui buonissima, eh. Buonissima. Eh, sì. Attenzione qui perché mi ripecca dovrebbe andare a eliminare il cannone a rotelle ma rimane con quel pizzico di vita che devi al target della scintilla che però spara nuovamente a torre. Torna indietro pure i barbari, incredibile il l'indietreggiamento da parte dei barbari. Signori qui la rimette in sesto Black Block con veramente delle giocate interessantissime. adesso Aspetteremo quello che sarà il terzo match. Eh sì, finirà inevitabilmente il tie-break, arriva la palla di fuoco sulla torre centrale, attivazione della terza torre in segno di resa per quanto riguarda Davide Runei, Black Block che riprende le redini del match e piazza l'1-1. Uh, GG, GG. Bello, bellissimo match. Bellissimi match che stiamo vedendo. Bellissimo scambio di, di hit da una parte e dall'altra. E adesso un match decisivo che premierà purtroppo solo uno dei due. Eh sì. Ma ricordiamolo, qui non è uno, uno avanti e l'altro esce. È un accumulo di punti che poi ci porterà all'ultimo bracket, eh, quello finale. Dove chi avrà accumulato più punti eh, diciamo, potrà partecipare alla fase finale. Tra l'altro dovrei avere il conteggio dei punti sotto mano. Il primo posto si porterà a casa 15 punti, il secondo posto 12 punti, il terzo posto 9 punti, il quarto posto 6 punti, dal quinto all'ottavo eh, per queste tre posizioni sono 3 punti, mentre dal nono posto al sedicesimo è un solo punto. Questo, per questo dico che eh, arrivare sempre... In, in semifinale o comunque il più avanti possibile conviene. risulterà importantissimo. Sì. Conviene, conviene sempre. Vedremo qui se, se diciamo, Davide Runei riuscirà, visto che lui di occasioni perse ce ne sono state purtroppo. Vedremo se questa volta riuscirà ad andare fino in fondo. Eh sì, però la costante alla fine, come, come ci segnala anche Astoria, è che... Volente o nolente i nomi che arrivano in finale l'altra volta a storia contro Fizzo, questa volta eh, uno tra eh, Davide Rune, Black Block e Forme, sono quelli i nomi, eh? non si scappa, le mm. capacità poi emergono sempre. Ti può andare magari di sfortuna una volta che esci in un turno anticipato, come è successo eh, in questo caso a Fizzo, a Silver Kevin, la volta scorsa a Davide Runei. Però alla fine i nomi che girano sono sempre quelli. Sì, esatto. I nomi che girano bene o male sono, sono sempre, sempre gli stessi. Intanto siamo di nuovo in game. E qui adesso viene il bello. Qui adesso viene il bello perché chi ha più diciamo più fame andrà a vincere il, il match. Eh sì. Split di Sgherry. Dall'altra parte da vedere uno unei la seconda carta che ci mostra è questo spirito elettrico ovviamente sgherri che non faranno mai danno a torre, spiltati in questo modo black block che va a giocare un principi un, un gigante doppi principi uh. Eh, qui interessante qui scambio di nuovo se ne stanno dando di santa ragione sia nei match precedenti che anche in questo qui provano ancora una volta a fare un, uno scambio un tower trade e vedremo chi premerà però attenzione perché Sembra molto interessante il push da parte di, di Black Block. Attenzione, Black Block si prende e se l'è preso, se l'ha preso, se l'ha preso, ha vinto eh, sì. bl Black eh, Block. Sì. Incredibile. Così, <ride> inaspettato. Double. Double. Mai mi sarei aspettato un risultato così veloce e soprattutto che Davide Leruni cedesse il passo a Black Block, giganti doppi principi nel cuore, mi verrebbe da dire, visto che sono un grandissimo fruitore. Di questa tipologia di deck, però. Tanta robetta. Che velocità. Che velocità. Sì, veramente tantissima velocità. E adesso di conseguenza. Eh, vedremo Rune vs. Inter per il terzo e quarto posto. Eh, allora, ok. <ride> stai terzo e quarto posto. <ride> e poi dopo primo e secondo quindi vediamo un attimino come, come andrà perché qui adesso abbiamo un black block forme in, in finale black block che eh, ci ha ci ha, fatto, ci ha dimostrato nuovamente quanto sia un giocatore interessante nonostante non, non sia sempre stato al top cioè è, è capace di fare grandissimi risultati da una parte o magari grandi debacle dall'altra eh sì, intanto chiede un minuto di tempo. <ride> Inter eh, che aveva preparato dei deck studiando l'avversario, ovvero Black, Black Block. Bloc. Neanche lui si sarebbe aspettato questo risultato per 2 a 1. E dunque, Inter che dovrà sfidare un Davide Runei ferito. Eh, eh, sì. ferito. sì, però attenzione eh, perché colpo di coda. Ma sì, ma i punti li sta sempre accumulando. Quello È, è ovvio. Vediamo, vediamo, Poi come andranno le prossime settimane. Beh, quello, quello è ovvio. Mancano ancora eh, due turni qualificatori. Poi si passerà alla, mens alla mensilità di novembre, dove verranno disputati i playoff e le fasi finali. Cambierà il formato. Il bracket sarà composto da solo otto giocatori. Eh, I match verranno giocati al meglio delle cinque partite. Ci sarà l'upper bracket e il lower bracket. Quindi, davvero. Altre quattro giornate. Che tra l'altro a novembre, attenzione perché cambierà la data e andremo in onda con l'Amazon University Esports di Clash Royale tutti i giovedì. A novembre. A novembre. I mercoledì di ottobre. Esatto, e le domeniche esatto. di agosto: quanta neve. Quanta neve che cadrà? No, sì. Ma speriamo non... Che, non, che non cada la neve, perché <ride> vuol dire che avremo dei problemi veramente grossi. Stanno partendo qui Davide Rune contro, contro Inter nel primo match per il terzo e quarto posto. Siamo in partita, siamo in partita, ce la andiamo a gustare. Fin dai primissimi secondi. Sono passati solo otto di secondi. I giocatori non hanno ancora completato la barra dell'Ezir che viene completata in questo momento. Bandita da una parte. E vi verrebbe da pensare: Bridge spam per Davide Rune. E Inter, che invece svela solo un mega sgherro. Sì, per il momento sono queste le scelte dei due giocatori, ancora tutto in da farsi per quanto riguarda le scelte del, del mazzo, anche se Davide Rune dovrebbe utilizzare un Pekka Ram dall'altra parte Inter. Non so che cosa possa utilizzare, forse vedendo queste prime carte potrebbe essere un una Cimitero, chi lo sa, vediamo un attimino che cosa, che cosa succede e ci ne renderemo conto. Vedremo, arrivano le guardie per quanto riguarda la difesa di Inter, attenzione perché qui il PECA può arrivare a torre e qui torre fatta per Davide Runi. Non si aspettava le frecce molto probabilmente Inter. Eh no, non, non se l'aspettava, qui frecce che hanno ristabilito un po' tutta la situazione, qui adesso vi sarà il rallentamento tra le due carte le due ram rider attenzione perché qui adesso inter cerca di prenderla con eh, i suoi goblin eh, il suo immancabile barile goblin bandita che potrebbe lasciare a la torre vedremo se la lascerà lasciare inter a torre se sì, arriva qualche danno ma in questo modo riesce comunque a recuperare parte dell'elisir perso e provare a ripartire con il mastino che arriva proprio in questo momento per inter e adesso di nuovo azione frontale per Inter con il Massino Lavico. Mamma mia che mazzo. Un mazzo forse <ride> studiato apposta per cercare di sniperare Davide Rune Vediamo vediamo come andrà. qui Intanto il pecca che avanza, ma di conseguenza avanza anche il Massino. Mega Sgarro che sicuramente con l'azione combinata con il Baby Dragon andranno ad eliminare quel pecca. Adesso è difficile. Molto. Adesso è molto Perché difficile. È e Arriva la Ram Rider a torre e qui Inter potrebbe fare enorme danno. Arriva anche il Barile, che però va ad eliminare solo due goblin uh. su tre. Non dovrebbe ittare la Ram Rider di Davide Rune, che si è comunque difeso. Eh? Sì, sì, si è, si è difeso al, al meglio delle sue, delle sue possibilità. GG per, per, per Davide Rune. E adesso vedremo se riuscirà a tenere duro fino alla fine. Arriva la Ram Rider che con il suo colpo speciale riesce a rallentare le truppe avversarie. Attenzione dall'altra parte perché potrebbe pareggiare Inter con questa Ram Rider schiantata singola. A torre arriva anche il barile Goblin. Mancano 9 secondi. Non riesce a recuperarla Inter. Ci prova con la palla di fuoco. Ma no potrebbe way. essere nulla di fatto per, per il povero Inter che apre subito questo match con una sonora sconfitta. Ma che match. Yeah. 1-0 da parte di Davide Rune È riuscito a veramente a incastrare eh, Inter nonostante i tentativi. Proprio del, del, del proprio avversario di, di essere magari ingarbugliato. Eh certo, e adesso dovrà per forza di cose, vincere il, il prossimo match. Altrimenti terzo posto per Davide Rune Qualora dovesse appunto piazzare il 2-0 o il 2-1, diventa match point per Davide Rune diventa all -in. Per Inter che deve assolutamente vincere, sì, esatto. Un Inter che ormai non può non può più sbagliare perché è veramente al, al, al cancello di quello che potrebbe essere il suo quarto posto. Vediamo, vediamo adesso che cosa. Quali saranno le sue scelte? Se utilizzerà sempre mazzi molto esotici oppure sceglierà qualcosa di un po' più conformista. Diciamo. Chi lo sa, chi lo sa, lo andremo ovviamente a scoprire tra qualche istante. Entrambi i giocatori stanno stanno scegliendo il deck inter che a livello di analisi eh, personale forse è un po' più avanti rispetto alle doti di Runei per quanto riguarda ovviamente il discorso analyst però discorso diverso discorso contrario per quanto riguarda eh, le, i titoli i titoli parlano chiarissimo Davide Runei campione dell'Amazon University Esports uno dei, eh, dei giocatori più, più forti che abbiamo attualmente sul suolo nazionale, eh, skills che parlano la lingua di Davide Rune, analisi invece che parlano la lingua di Inter. Esattamente, qui adesso pronti forse per il nuovo match. Vediamo se ci sarà. Inter che ancora si sta preparando. Lune, intanto, è pronto e già pregusta. Magari una un ulteriore vittoria per metterlo in un'ottima posizione a livello di punteggio. Intanto, un saluto di cuore a Fede Pax. Che l'ho visto in chat: Grande noi fede. vi leggiamo sempre, non vi preoccupate, siamo sempre con voi. Volevo soltanto dirgli a lui e a tutti quelli come, come lui. Non vi preoccupate se magari eh, prendete delle sonore battoste. Provarci è meglio che non mettersi mai in gioco. Chi non ci prova ha già perso in partenza. In partenza, qui vedremo come sarà la partenza. Sembra buona da parte di Davide Luni, che può utilizzare forse lo stesso mazzo di prima. Inter, che decide di andare invece a cambiare con un mega sgherro e con un soprattutto cannone Rotel che potrebbe fare molto male. Qualche piccolo cambiamento sul mazzo di Luni. Tanto Mega Sgherro, dall'altra parte c'è il, il Drago Infernale. Che dubito arriverà. Torre, arriva anche il Gran Cavaliere, però a supporto di questo Drago Infernale. Che arriva anche dalla parte di Inter. E qui attenzione al Mago Elettrico. Eh sì, qui è Mega Knight che potrebbe far molto male se non fosse per quella regola. Attenzione dall'altra parte della Fuori Legge. Che dovrebbe andare a dittare di itta. Almeno due hit che sono state belle, ma belle pesate. Megas nuovamente che avanza al ponte. Eh, match che attualmente non pende. L'ago della bilancia del match non pende da una parte piuttosto che dall'altra. È vero, Davide Rooney, è in vantaggio di 1 0 a livello di set. È vero, eh, è in vantaggio anche per quanto riguarda le torri, ma è un vantaggio davvero minimo e che può essere ribaltato in qualunque momento. Vediamo qui intanto ottime le mangate del minatore, mazzo un pochino più difensivo da parte di Inter, mazzo invece più intraprendente quello scelto da, da Davide Rune che adesso prova di nuovo a pushare nonostante la hit del mortaio, qui ottime le difese, e un Inter che può, può cercare forse di ribaltarla. Deve assolutamente ribaltarla, altrimenti sarebbe 2-0 per Davide Rooney già vedere Davide Rooney non giocarsi la finale eh, è quasi incredulo però questa è la giornata del dei, dei come back delle rivelazioni visto che abbiamo perso subito Fizzo, abbiamo perso subito Silver Kevin e, e per la finale abbiamo perso anche Davide Rooney esatto qui vediamo vediamo, vediamo come, come andrà di nuovo Hit da parte del minatore. Attenzione, intanto la fuorilegge che dovrebbe andare a dittare in maniera veramente precisa. Quello che è la recluta. E qui di nuovo Mega Knight. Questa volta utilizzato. Supportato dal Drago Infernale. Altro drago infernale. Da parte proprio di Inter. Viene piazzata in arena la consegna Royale, che però non va ad eliminare, eh, o perlomeno, eh, non, non distoglie il target del mago elettrico. Dal drago infernale. E qui. L'unica carta che fa danno a torre è proprio l'Avellino. Ottimo gran cavaliere, però minatore che riesce comunque ad arrivare a torre. Eh, eh sì, riesce, riesce ad arrivare a torre. E adesso di nuovo push da parte di Davide Rune, che sta provando eh, in ogni modo e maniera di riuscire a pushare. Attenzione all'intanto perché dovrebbe hittare Editta effettivamente. Ma attenzione anche alla Ram Rider. Dopo il mortaio, le hit anche della Ram Rider che va a pareggiare i conti. Cannone Rotel che perde la mobilità in questo momento Per quanto riguarda quello di destra di Inter Mentre sul lato sinistro L'altro Cannone Rotel viene eliminato Dal Gran Cavaliere Viene eliminata anche la Strega Madre Attenzione perché può arrivare a Torre il Gran Cavaliere Ma Consegna Royal Piazzata in posizione E in modo chirurgico Sì, perfetto E adesso di nuovo il mortaio Che potrebbe entrare a Torre Ma attenzione Perché questa volta Itta Fuori legge signori non ne può Inter sulla furia di Davide Rune. 1 a... Eh, scusatemi, 2 a 0 per quanto riguarda Inter eh, contro Davide Rune. Passa ovviamente quest'ultimo con il punteggio direi pieno di 2 a 0. Eh sì. Sì, esattamente. 2 a 0 che gli garantiscono dei punti importanti e di conseguenza il terzo posto. Adesso eh, forme contro Black Block, in quella che è la finalissima del bracket di oggi. Sono pronti i giocatori ad entrare in arena. A breve lo faranno. C'è già la richiesta da parte di forme. Vedremo Black Block se andrà ad accettare. Eh sì, sono, sono già pronti. Richiesta da parte di forme che, che è arrivata. In tempi brevi dovrebbe comunque accettare eh, anche Black Block. Infatti qualche istante partirà il match Sì, esatto match che è partito veramente da qualche piccolissimo secondo black block da una parte forme dall'altra che sono pronti ad affrontarsi eh, in questa finalissima ricordiamolo oltre ai punti ci sono anche delle, dei reward per quanto riguarda i posti, ad esempio, il primo posto c'è un item di gioco per un valore di 20 euro e un buono Amazon di 10 euro. Secondo posto item di gioco per un valore di 10 euro e buono Amazon di 10 euro. Terzo posto, sempre item di 8 euro e buono da 5 euro. Quarto posto, item di 7 euro. Direi che veramente sono delle, um, degli ottimi premi per quanto riguarda ogni singolo bracket. Arriva la scintilla per quanto riguarda Black Block. Scintilla che gli ha regalato il passaggio alla finale contro Davide Runei. Dall'altra parte, però, c'è la cimitera. Attenzione perché potrebbe impazzire la scintilla su questa cimitera. Arrivano anche i pipistrelli. Eh. Ma la Tornado è ottima. E qui qualche danno potrebbe entrare. Eh. Proprio danno minimo. Ma comunque è entrato. E adesso il comeback eh, dovrebbe essere importante. Anche perché quel. Eh quel giant goblin continua di tale il baby dragon e attenzione perché adesso potrebbe far male arriva la valchiria a tenere bada alla furia della scintilla mamma mia però primi danni anche da parte di black block e sono maggiori rispetto a quelli di forte. mini Pack che si accinge in questo momento ad attraversare il ponte 2065 viene ovviamente distratto da questo... Barile barbarico. Vi ricordiamo che state assistendo alla finale tra Black Block e Forme. Di questa, di questa seconda giornata, al turno di qualifiche, bracket in realtà di qualifiche. Bracket è giocato all'eliminazione diretta, meglio delle tre partite, non ci sono i ban. E quindi vedremo chi acquisterà più punti tra Black Block e Forme. È vero che, comunque chi esce sconfitto da questo match, comunque si porta a casa 12 punti. E ricordiamo che Forme sta giocando. Il, il primo bracket su due, sì, esatto. Quindi parte un pochino più svantaggiato. Dal canto suo, forme vedremo se sarà così. Intanto, un black block veramente scatenato. Con quella scintilla che potrebbe fermare tutto e di più. Attenzione al Dark Prince, che forse va a dittare scintilla fermata. Un forme che però è un pochino in difficoltà perché ogni difesa risulta essere molto molto difficoltosa qui arriva la Valkyria, arrivano i pipistrellini, dovrebbe arrivare anche il Giant Goblin ottimo, ottima anche di conseguenza la Tornado da parte di... proprio di Forme adesso doppio push, qui, qui si fa... qui si fa bello veramente. eh sì, attenzione perché la Scintilla rimane comunque in vita Scintilla che potrebbe parare a sparare a torre! l'ultimo hit da parte... Della scintilla non è arrivata per una frazione di, di centesimi di secondo, neanche di secondi. Mamma mia, mamma mia, qui ci è mancato veramente pochissimo. E adesso ripartono entrambi i giocatori. Riparte con uh, la scintilla dietro Black Block. Uh... E dall'altra parte con un Baby Dragon e tutto il resto delle truppe che dovrebbero cercare di andare a difendere. Attenzione, qui questa volta cimitero nella middle, direi in maniera abbastanza corretta da parte di Form. Ma attenzione: lì ha la strega madre che potrebbe far male. Ed serve una Fireball. Fireball che non arriva, perché non ha le riserre. questo potrebbe essere un problema. Eh sì. Fireball che arriva in questo momento. Eh sì, però 1400 punti vita, 1450 punti vita in discesa. Torre sotto i 1400. Dall'altra parte, Black Block ci prova. Attenzione perché qui non fa a prendere il pipistrellino eh. e questi possono essere eh. tantissimi danni per BlackBlock a torre, eh? Tanti, tanti danni. Oh, Attenzione dall'altra parte. Il eh, mini pecca, il mini pecca, eh, il mini pecca, signori 1-0. Black Block GG, well played, mamma mia, un Black Block in formato maxi questa sera che si sta comportando veramente in maniera strepitosa. Bravi, bravi entrambi. Davvero, ha eliminato Davide Runei e adesso è ad un solo match, una sola partita da vincere il bracket di di quest'oggi, questo secondo turno eh, a eliminazione diretta. Quindi forme che se prima aveva il, il 50% di possibilità di vittoria, adesso vede la sua percentuale davvero assottigliarsi, visto che dovrà vincere due partite di seguito. Eh, rispetto all'avversario che ne dovrà vincere una sola. Esatto, esatto, sarà, sarà molto, molto complicato. Qui un Forme che è subito agguerrito e manda subito la richiesta al proprio avversario, un Black Block, che adesso a questo punto deve cercare di dare la, la batosta definitiva sì. per eh, guadagnare eh, la vittoria di questo bracket. Vogliamo dirlo un Forme non in ottima forma? Molto greve, molto greve, <ride> molto cringe ci, soprattutto. Ci, ci, ci dissociamo, <ride> ci dissociamo, assolutamente. Nel dubbio, se, sì, nel dubbio ci dissociamo non, sempre. Voi non avete sentito nulla, non sono stato io a pronunciare queste, queste parole. Sappiate. Intanto siamo in partita. Vi do anche l'audio, perdonatemi. Capanna dei Goblin da una parte, gang performe Invece, eh sì. E adesso vedremo con l'oggetto di forme se riuscirà a passare con queste doppie strutture. Black Block. Addirittura anche frecce. Qui si va a complicare ulteriormente il matchup per, per forme. Vedremo se. Se riuscirà magari adesso a. a creare qualcosa di, di buono. Forse anche reclute per Black Block. Vediamo un attimo. Potrebbero arrivare soprattutto. Eh... Guardando le, le reclute e l'eventuale fornace, quindi potrebbero, potrebbero. Ma Abbiamo visto deck giocati in maniera più disparata da Inter e da altri giocatori. Quindi, davvero mi aspetto di tutto. Attenzione, perché il principe stava per entrare in carica sul cannone hortel, il cannone che da parte di Black Block, viene mantenuto in vita. Grazie alla giocata del cavaliere: Sì ci esattamente. Mettero, Esattamente, adesso di nuovo la, con la cimitero prova a fare qualche danno black block. Non sarà semplice, secondo me deve no. sfruttare l'altra. Non so se sarà un'altra spell, oltre la. Diciamo, oltre le frecce. Perché allora, potrebbe averle. C'è da dire che forme. Eh, può tranquillamente difendere la cimitero con gang. Eh, con il goblin un brottaniere, soprattutto, ma ha comunque la tromba. Dall'altra parte, stessa cosa per Black Block. Che con le frecce eh, counter perfetto. Del barile, del barile goblin. Che però gli è entrato tutto a torre questa volta. Sì, esatto. Eh, qui adesso è, è un problema per, per Black Block. Perché sta pronto a fare qualcosa, ma non è semplice. Eccola la fireball, vedi? C'è sì. la fireball. Avesse avuto la, la veleno, secondo me. Eh, il il matchup. Eh... Era molto buono per lui. Eh sì. Attenzione qui perché dovrebbe arrivare da un momento all'altro. L'eventuale tronco sul, sulle truppe di Black Block. Che però sceglie di non premere sull'acceleratore. Match davvero in equilibrio precario per Black Block. Che attualmente ha il vantaggio di 1-0. Deve assolutamente difendersi dagli attacchi di forma. Scaricuccio Scaricucciole su principe. Direi difesa ottima. E come dicevo, attenzione a questo: uh, attenzione entrando nel target. Eh. Eh, entrato nel target. Arrivano anche, le... Arrivano anche le frecce. Qui adesso. Si fa complicata, si fa un pochino più complicata. Eh? Arriva la fireball, eh, Adesso è un match tiratissimo. Eh sì. Veramente un match tiratissimo. Non? 911 punti vita, la torre con meno punti, con meno punti vita. Per quanto riguarda Black Block, dall'altra parte 1172 sulla stessa linea. Attenzione perché qui eh, entra, dipendere. entra il barile Goblin, Tre, eh, 235 addirittura. Eh, è finita. 1-1. Eh sì. Un, un forme che non, che non molla E adesso signori Siamo arrivati al terzo E ultimo match conclusivo Che ci dirà chi sarà il campione di questa settimana Come piace a noi Carissimo sì. Diego Come sì, piace sì, a noi sì, sì. Terzo match L'altra volta eh, la povera storia non ha potuto Fare nulla Contro Fizzo È stato un match lampo, secco Questa volta invece si stanno dando grandissima battaglia sì esatto stanno veramente battagliando come, come meglio possono e adesso ultimo atto che sarà decisivo aspetta uh... vabbè non fa nulla non fa nulla caro Diego. Non fa nulla. Non fa no nulla. no no e se no poi dai, così <ride> andiamo subito ecco vedi bravo iaco bravo iaco bravo, così, hai, cioè così. Una, cioè una, cioè, hai una certa dai. autorità eh, player da sì, 7.400 sì. più coppe hai ah, una certa perdona, a me non mi ascolta. Eh? A, a me sì, infatti sono partiti, guarda, sì, Tac, così precisi. Abbiamo il match dunque, Black Block contro Forme, come l'oratorio da bambini, chi, chi, chi vince l'ultima partita vince tutto quanto e in questo caso eh, chi vince questo scontro si qualificherà automaticamente campione eh, in senso figurato di questo bracket di qualificazione eh, e soprattutto conquisterà tre punti in più rispetto all'avversario. Sì, esattamente. Eh, qui adesso. Match con la decisivo. Decide andare forse sul, sul safe forme con un uh, peccaram. Dall'altra parte Black Block forse va di nuovo di gigante goblin. Il che non è perfetto. È vero che c'è la scintilla, ma è vero che il gigante goblin può essere contrastato benissimo dal, dal Pecca. Eh sì. Però tutto può cambiare davvero in. Uh... In ogni momento di quest'ultimo scontro che decreterà il vincitore finale Battle Ram per quanto riguarda Forme che va davvero a spolverare un deck di, di lunghissima data. Eh sì, qui vediamo intanto perché la Sparky arriva cattiva, adesso deve essere contrastato in qualche modo il gigante goblin viene contrastato dal, da quello che è là il Mini Pecca, guarda il Mini eh, Pecca, cattivissimo. Eh? che va a dittare, eh, qui però è un problema anche le quiz. Si è, si è salvato con quel mago elettrico forme attenzione, attenzione, saltato. attenzione, mamma mia, mamma mia! Una finale degna di tale nome, quella tra Black Block e Forme. Entrambi i giocatori hanno svelato quasi tutte le carte, e, e soprattutto hanno le torri praticamente intatte. Sì, è vero, ha subito forse qualche punto di danno Black Block, ma e da considerarsi intatta quella torre. qui di nuovo prova a pushare con il Dark Prince Black Block, arriva anche la zap, che è ottima zap da parte di Black Block, perché riesce ad eliminare la fuorilegge, che era veramente una spina nel fianco, adesso qui, attenzione la zap di conseguenza di forme che potrebbe arrivare, non arriva e quindi arriva prima l'hit del, della Sparky, Sparky che poi in qualche modo scamma un pochino. Quello che è proprio Forma attenzione perché adesso Puscia bene, puscia bene, puscia bene Puscia benissimo, black block Mamma mia, adesso, quanti danni Pecca che riesce ad eliminare La minaccia della scintilla Dall'altra parte Vedremo se riuscirà ad asciare a torre La bandita, ma ovviamente Viene piazzato un principe nero Ad assorbire la carica della bandita E viene liberata nuovamente Un'altra scintilla Certo che Zap e Mago Elettrico, grossa noia per Black Block. Sì, esatto, quello è il problema. Il fatto è che se la Spark rimane nel suo, nel suo range, cioè nella sua, nella sua parte di arena, può essere magari un bene. Qui però, come vediamo, viene eh, bloccata in continuazione. Eh. eh, qui è un push devastante. Attenzione a forme, attenzione a forme, che dovrebbe aver riciclato anche la Scintilla, che però viene giocata da Black Block e qui danni entrano. Qui i danni entrano, attenzione eh, no perché way. potrebbe rubare la torre, forme, 280 Gigi. punti vita. E eh, sì, signore, forme, la vince lui, la spunta lui contro un black block. Chapeau, tanto di cappello, In grandissima forma. Bravi, 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 bravi perché ci hanno veramente regalato dei match strepitosi. E quindi possiamo solo fare i complimenti a questi due grandi giocatori ormai. Un, uh, un must per quanto riguarda l'Amazon la, la University Esports Good game. let's go Good bellissimo, game, match. Well punti che fanno comunque entrambi 12 e 15 punti perché ricordiamolo 15 punti per il primo, 12 per il secondo 9 punti il terzo posto 6 il quarto, 3 punti dal quinto all'ottavo e un punto dal 9 al sedicesimo come hai ricordato anche prima tu Lonnie grazie caro Diego dunque noi ragazzi siamo in chiusura vi diamo l'appuntamento a mercoledì prossimo sempre ore 20 eh, mi raccomando non mancate perché il livello si sta alzando così tanto eh che sì. mi servirà la scaletta per poter commentare a questo livello, davvero strepitosi, caro Diego noi ci rivediamo appunto come dicevo mercoledì prossimo vi mandiamo un grandissimo bacione un saluto a tutti ciao ragazzi. ciao ragazzi